buonasera a tutti. Prima di fare l'appello volevo un attimo rivolgere un invito a tutti i consiglieri di mantenere un contegno decoroso e rispettoso e dignitoso nei confronti di questa istituzione. E contemporaneamente volevo ricordare un attimo, richiamare alcuni punti del nostro regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l'articolo 54, punto 3, in cui dice che il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento della discussione. Può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari di discussione o alle attribuzioni del Consiglio. Punto 4, il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi. Articolo 55, comma 2, capoverso. Su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli consiglieri per un tempo non superiore a 10 minuti ciascuno. Si ricorda che il pubblico può solamente assistere in silenzio. E adesso si può procedere all'appello. Gianpio Sarracco, presente. Barbara Battista, presente. Cristiano Grimaldi, presente. Marco Di Luzza, presente. Sergio Croia, presente. Gianfranco D'Auzo, presente. Luigi Bianchi, presente. Piero Landini, presente. Giuseppe Pistilli, presente. Luigi Bianchi, presente. Rocco Battista, presente. Siamo allora al primo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. C'è qualcuno che vuole qualcosa dire a questo proposito? No. Allora, visti i verbali consigliari, considerato che nei tempi e con le modalità previste dal regolamento non sono state presentate osservazioni né richieste di rettifiche in merito alle suddette deliberazioni, si delibera di approvare, come in effetti si approva, i verbali della seduta del 16/11/2015 contrassegnati dai numeri 43, 44 e 46. Chi è favorevole? Chi è contrario? Tutti favorevoli. Io per la datazione del prossimo punto esco dall'aula perché uno riguarda un mio parente. Passiamo allora. All'esame del secondo punto all'ordine del giorno. Debiti fuori bilancio. Riconoscimento, provvedimenti. A questo proposito, vi comunico che è stata convocata una commissione consigliare speciale per i debiti fuori bilancio per esprimere un parere. Ovviamente convocata, erano presenti in questa commissione io stesso, Sergio Proia, Gianfranco Lauso e il consigliere Battista Rocco. Allora, premesso che il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui l'articolo 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio e previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico e finanziario, che l'articolo 194 sul suddetto decreto dispone che con la deliberazione consigliare gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ricano dei debiti fuori bilancio derivanti alle cause dello stesso indicate, che questo ente pone in atto l'attività di disamina e di situazioni riconducibili a debiti fuori bilancio con l'ausilio dei responsabili dei servizi della commissione consigliare speciale nominata con deliberazione del Consiglio Comunale 134/17/8/2015, che l'attività svolta dalla commissione consigliare speciale per i debiti fuori bilancio assieme ai responsabili dei servizi ha permesso di redigere alla nominata commissione il parere del giorno 15/11/2015 favorevole al riconoscimento di tre situazioni debitorie riconducibili all'articolo 194 primo comma lettera A e D del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267, andando a seminare le tre singole situazioni debitorie, si evidenzia 1. Esproprio ricchezza assunta per euro 25.000, terreni di immobili espropriati dal comune di località Solfatara per la realizzazione della rete urbana a seguito di occupazione d'urgenza del 12/6/2000 come da delibera del numero della giunta comunale numero 159 del 2000.
A seguito di sentenza del TAR di Latina, numero 996-2014, al fine di evitare ulteriori gradi di giudizio, con nota protocollare comunale numero 6174, si è raggiunto l'accordo per il pagamento da parte dell'ente della somma ridotta ad euro 25.000. Il pagamento di euro 25.000 verrà suddiviso in due parti, euro 15.000 nell'anno 2015 e euro 10.000 nell'anno 2016. Esproprio di sotto Franceschina per euro 670,22. Terreno espropriato al comune in località Piazza San Rocco per la costruzione di un parcheggio pubblico. A seguito di richieste di pagamento del 14 gennaio 2015, con cui la proprietaria chiedeva il pagamento della somma alla data dell'esproprio, si è ritenuta congrua la somma di euro 670,22. Sentenza 21-2015, Bianca Immacolata, comune di Fontanalini per 18.197,32. A seguito della sentenza, il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento della domanda di parte, attrice, signora Bianca Immacolata, ha dichiarato che il comune di Fontanalini e Bianca Immacolata responsabili, ciascuno nella misura del 50% dell'incidente occorso alla stessa Bianca Immacolata. Si chiede a questo punto il Tribunale di deliberare, di dare atto quindi che si proceda alla delibera di questa di questo debito bilancio. Vi ricordo che la commissione delibera, quindi noi proponiamo la delibera di riconoscere sempre l'articolo 194 comma 1 lettere A e D del TUAL la legittimità del debito di bilancio pari all'importo complessivo di euro 43.867,53 relativo alle seguenti fattispecie: esproprio che si assunta per euro 25.000, di cui 15.000 verranno pagati nel presente anno, euro 10.000 verranno pagati nell'anno 2016. Esproprio sotto Franceschina per euro 670,22. Sentenza 21-2015, Bianca Immacolata, Comune di Fontanalini per euro 18.197,31. Di imputare la spesa relativa al pagamento dei debiti riconosciuti con il presente atto ammontante euro 33.867,53 all'intervento numero 10.18.08.02 del bilancio corrente esercizio e per l'importo di euro 10.000 all'intervento numero 10.18.08.02 del bilancio dell'anno 2016. Di dare atto che la spesa necessaria è stata prevista con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2014 e già previsto il bilancio di revisione 2015 per euro 22.000 e per euro 11.867,53 con i fondi del bilancio e rimanenti euro 10.000 sul bilancio 2016. Di dare atto con il presente riconoscimento che non si turba l'equilibrio economico finanziario del bilancio 2015. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario e al responsabile dei servizi interessati nell'ambito delle proprie competenze ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente provvedimento. Di trasmettere copie della presente deliberazione e avvenuta seguibilità alla Procura regionale presso la Corte dei Conti. Di rendere presente, ostante l'urgenza, di provvedere immediatamente eseguibile, senza l'articolo 134, con la seguente votazione. È allegato qui il parere naturalmente della commissione della gestione fuori bilancio che ha votato parere favorevole all'unanimità di tutti e tre diciamo, i membri e c'è parere anche del revisore dei conti, parere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio l'anno 2015, il giorno 28 del mese di novembre, sottoscritto il revisore dei conti, dottor Gianluca Grossi, premessa che l'articolo 194 prevede che gli enti locali conoscono il debito consigliare di cui l'articolo 193,2 riconosco la legittimità di debiti con il bilancio derivanti da sentenze esecutive, da coperture di disavanzi di consorzi, per non centrare in questo caso, da riabilitazione, acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui compongono tutte dell'articolo. Considerato, per il serio bilancio di previsione, sottoscritto il Federico Conti, ha indicato la relazione allo stesso, per l'impostazione del Consiglio Comunale, di attestazione sopra richiamate di esistenza di debiti con il bilancio. Quindi c'è il parere del Federico Conti, esprime limitatamente alle proprie competenze parere favorevole al riconoscimento di tali debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di euro 43.867,53 fatto salvo alle verifiche delle eventuali responsabilità e fatte salvo le azioni anticipate. Questo è quanto. C'è qualcuno che vuole parlare a questo proposito? No, si può procedere allora alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? A questo punto si può passare all'esame. Vogliamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, non c'è bisogno di fare. Quindi diciamo che questa delibera viene immediatamente eseguita. Passiamo poi al punto numero 3 all'ordine del giorno, variazione di bilancio, sessione generale, rientra. Sì. Thank you.
va bene, al punto numero 3, variazioni di bilancio, assestamento generale, dimo solo, quando riguarda questa versione di bilancio noi andremo, a questo punto si propone di deliberare la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2015 secondo le risultanze di quello allegato prospetto che è parte integrante del presente atto e di dare atto che con la presente variazione viene assicurato il mantenimento del pareggio in bilancio e di dare altresì atto che tale variazione viene riportata nella variazione previsionale programmatica e nel bilancio pluriennale. A questo punto do la parola all'assessore competente qui nel ramo, che è l'assessore Marco Di Lusa, assessore al bilancio. Buonasera a tutti, passo alla lettura della mia breve relazione. Al punto 3 dell'ordine del giorno discutiamo e approviamo l'assestamento del bilancio dell'anno 2015. Come tutti saprete, questa fase ha lo scopo di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio con la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio comunale. Il settore economico finanziario dell'ente, nella persona della ragioniera Lorella Orsini, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto, su indirizzo dell'amministrazione comunale, in relazione alle necessità espresse dagli altri settori, ha attuato una concreta verifica delle entrate e delle spese sostenute al fine di verificare le varie poste in bilancio con la conseguente necessità di attuare le variazioni rispetto alle previsioni iniziali in considerazione dell'attività svolta dall'amministrazione comunale mantenendo gli equilibri generali del bilancio. Il risultato ottenuto in seguito alle variazioni apportate rispetto alle previsioni iniziali sono state le seguenti: maggiori entrate pari a euro 37.676,63, minori entrate pari a 37.288,59. Per quanto invece riguarda le spese, le variazioni apportate hanno determinato maggiori spese pari a euro 68.332,72 e minori spese pari a 67.944,68. Considerato che il pareggio di bilancio in fase di previsione era pari ad euro 3.015.286,51 e che il nuovo pareggio di bilancio in seguito alle variazioni è pari a 3.015.674,55, si evince una differenza tra il pareggio di bilancio in fase di previsione e in fase di assestamento di soli euro 388,04. Sottolineo inoltre il passaggio finale della relazione del nostro revisore, il dottor Gianluca Grossi, che evidenzia che a seguito della variazione intervenuta A. permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio, B. l'andamento dinamico delle entrate e delle spese esaminato nella sua globalità assicura l'equilibrio di gestione del bilancio, C. che viene rispettato il divieto di provvedere a variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo ad interventi di spesa finanziari con entrata a destinazione vincolata, D. che la manovra è stata impostata dall'ufficio ragioneria in modo da garantire il rispetto degli obiettivi imposti dalle disposizioni sul patto di stabilità. Il revisore dei conti esprime infine parere favorevole alla proposta di assestamento di bilancio di previsione 2015. Inoltre leggo anche quella che è la relazione del presidente Piero Landini riguardo alla commissione consiliare bilancio e programmazione. Oggi 29 novembre 2015 alle ore 13:30 presso la sede del comune Fontanarile si riunisce la commissione consiliare bilancio e programmazione per l'esame dei seguenti punti: assestamento del bilancio 2015, vari ed eventuali. Sono presenti il signor Landini Piero, presidente, il dottor Rocco Battista, componente, il signor Di Lusa Marco, assessore al bilancio, e assente il signor Bianchi per Luigi, componente. In riferimento al punto relativo all'assestamento del bilancio 2015, l'assessore alle finanze illustra il contenuto dei documenti contabili in visione e invita i presenti a prendere atto del contenuto degli stessi. Esaurita la discussione dell'argomento, il signor Landini Piero, presidente della commissione, esprime parere favorevole sulla variazione di assestamento del bilancio e ne approva le risultanze, mentre il dottor Rocco Battista, componente di minoranza, si astiene. Alle ore 14 il presidente dichiara chiusa la seduta. C'è qualcuno che chiede la parola? Così è per tutti. Buonasera a tutti. Con l'assessore qualche cosa ce la siamo detta, diciamo così, nella seduta della commissione. Volevo chiedere, per quanto riguarda questa voce, che quel giorno non ho mai saputo dire, 5.000 euro spostati, sono la somma per l'acquisto delle buste, diciamo così, per dare ai cittadini? Allora, noi abbiamo avuto un'economia rispetto a quella che era parlando della rent line,
non la conoscesse, la ditta che svolge l'esternalizzata della raccolta di rifiuti, un'economia dovuta al fatto che ci siamo accorti, ci si è accorti ad un certo punto che il comune stava pagando più IVA di quanto dovesse. In effetti all'epoca, quando avete fatto voi il contratto con la Rent Line, è stato pattuito un IVA al 22%. Se sbaglio svolgo le cifre, da normativa quell'IVA doveva essere del 10%, quindi diciamo che ci siamo accorti che in questo frattempo il comune ha pagato più di quello che doveva, perché l'IVA era maggiore di quella che effettivamente doveva essere versata alla ditta. Ci siamo, quindi abbiamo avuto un'economia di questo genere e si è deciso insieme al delegato all'ambiente di agire prevedendo di comprare le buste dell'umido. Volevo sapere se questi 5.000 euro servivano, dato che il capitolo era stato abbassato in previsione, adesso lì è aumentato, se questo qua prevedeva abbiamo aumentato 5.300 euro per fa piacere, diciamo così, perché così i cittadini possono avere questa cosa. Quando riguarda in qualche modo sarebbe fatto comunque, come abbiamo detto già se l'IVA è stata pagata più o in meno, questo dipende dagli uffici competenti, non certo da politico, certo da chi. Magari però il politico questa volta se ne accorge. Devo dare atto al nostro delegato all'ambiente di essersi accorto del problema che c'era, e quindi grazie a lui ogni anno risparmieremo circa, se non sbaglio. No, più che altro recuperiamo anche i 20.000 euro circa anni 2012, 2013, 2014. È nato già, quindi diciamo che il recupero, quindi. Quindi praticamente che cosa è successo? È successo che in questi anni il comune di Fontanarivi ha pagato più di quello che doveva alla Rent Line, ok? Il nostro delegato, a cui va il mio complimento, penso il complimento da parte di tutta l'amministrazione, di tutti i cittadini fontanesi, si è accorto di questo inghippo, chiamiamolo inghippo, e quindi da questo momento in poi pagheremo circa, se non sbaglio, perché tu sai bene le cifre della Rent Line, circa 900 euro in meno a fattura. 700 per questo tipo di per il contratto in essere, circa 760 euro. 760 euro che base annua sono 9.000 euro. Sono pari a 9.000 euro. Quindi adesso, gli anni precedenti col contratto era diverso, perché avevamo una quota minore alla Rent Line. Sono circa 5.000 euro all'anno. Si è provveduto tramite ufficio a richiedere la cifra per il passato, perché è giusto che comunque la Rent Line a suo punto rimborsi il comune per quanto gli è stato versato. E questo, allora, se c'è stato questo risparmio, a maggior ragione doveva essere portato a termine quell'operazione così bandata due mesi fa, di acquistare questi benedetti mezzi una volta per tutti. Stranamente poi viene tolta. Quasi per pareggiare i conti, ne abbiamo già parlato in commissione, ma ho detto questo qua c'è un piano finanziario non presente agli atti, questo lo ribadisco per l'ennesima volta, non si può fare pagare ai cittadini la tassa senza il piano finanziario che manca agli atti, confermato anche dal segretario comunale dell'altra volta, quindi già è una cosa anomala, e poi una volta li mettete, una volta li togliete. Cioè, il piano finanziario è fatto da tante voci che fa la somma totale per imporre la tassa ai cittadini. Senza piano finanziario non si può fare pagare ai cittadini. Nello specifico penso che nell'ultimo punto il nostro delegato sarà molto più, adesso per quanto riguarda 16. Ne abbiamo già discusso in commissione, dottor Battista, il piano finanziario, per quanto riguarda, visto che sei andato su quei 15.000 euro, per quanto riguarda l'acquisto del, visto che ti preme tanto, e forse vi doveva premere tanto nei 10 anni precedenti che avete governato, non ti preoccupare, ho detto io, siccome ci ho spiegato che siccome la questione nettezza urbana è un argomento che preme a questa amministrazione
e premi di discuterlo nel miglior modo possibile, cioè non avere fretta per capire bene qual è il passo giusto da fare per il futuro. Ci siamo presi un attimo di tempo per pensarci bene, perché in effetti le idee le vogliamo avere belle chiare su quelle, su come vogliamo impostare e le nostre unità lavorative comunali, e vedere quali sono effettivamente le risultanze che la ditta esterna ci possa dare a livello di risultati ottimali, diciamo. Quindi sarà, siccome è un prossimo argomento che questa amministrazione tratterà e quindi definirà poi il programma successivo, sicuramente tutta la popolazione e la minoranza verrà informata di quelle che saranno le decisioni prese. Quindi sinceramente, dal mio punto di vista, se l'avessimo acquistato oggi o decidiamo di acquistarlo nel 2016, sinceramente non è che cambia chissà che. L'importante è che vengano fatti i passi giusti. Siccome è un argomento veramente particolare per la malattia urbana, ci prendiamo qualche mese di tempo in più per la decisione finale. Ci mancherebbe da solo un rimarcare, perché ad Augusto era un campo di battaglia, il vostro cavallo di battaglia, acquistare immediatamente questi camioncini, come se fosse stata colpa nostra, non lo avevamo fatto, e dopo due mesi vi prendete tempo. C'è una differenza, insomma, se Augusto uno parte in tromba, cavallo di battaglia, consiglio comunale, poi dopo due mesi lo lasci dire perché deve rifletterci. No, non era nessun cavallo di battaglia. È stato detto, era in fase di bilancio di revisione, il bilancio di revisione era una fase previsionale. Poi è un'amministrazione che comunque giustamente è giovane e vuole capire bene quali sono i passi da fare in determinate circostanze, soprattutto se poi l'argomento è particolare come quello della nettezza urbana, e tu lo sai che è particolare per la nettezza urbana, lo sai benissimo. Quindi bisogna, sai, anche in campo economico spesso si parla di prudenza come strada da perseguire per raggiungere determinati obiettivi. Io penso che in questo momento bisogna essere prudenti soprattutto nel capire quello che sarà poi la strada vera da percorrere per migliorare la situazione della nettezza urbana a Fontana. Ci rientreranno pure i camioncini nel caso in cui noi decidessimo di attuare una delle due strade di cui abbiamo parlato e di cui, insomma, di cui abbiamo discusso e l'altra volta e l'altro giorno. Quindi penso che non ci sia niente di male, o l'acquistiamo adesso o l'acquistiamo nel 2016, sinceramente non fa differenza. L'importante è raggiungere l'obiettivo migliore per Fontana. Per quanto riguarda il canone, diciamo così, ho visto che c'è stata una diminuzione, ma io ho visto la sentenza del TAR Lazio, diciamo così, che praticamente con Felice obbliga ad aumento di questo qua, e voi andate in diminuzione, quindi già avete fatto i conti che c'è stata coperta fino a dicembre. Allora, io parlo del punto, se ve lo anticipo adesso oppure parlo dopo. No, io parlo soltanto di previsione. Allora, l'altra è arrivata pochi giorni fa. Beh, il consigliere Pistilli diceva che pagavamo di meno. Ma non hai visto la seconda parte? Una parte già c'era, con un aumento della quotassa da 3,10 euro a 10,33 euro, quindi c'erano 7 euro. Quindi, togliendo il discorso adesso che la regione ha scaricato tutto sulla SAF e di conseguenza ai comuni, questi 10 milioni di euro che deve dare al MAD, perché quello dice la sentenza, senza contare questi, già attualmente da inizio anno pagavamo in relazione a questi aumenti e con la diminuzione 500 euro in più in 4 mesi, perché l'aumento dell'indifferenziato era attivo già da luglio. La diminuzione dell'umido è attiva solo da settembre, e poi là la diminuzione è di 5 euro e l'aumento di 7 euro. Quindi già solo per questo è arrivato un conguaglio per l'adeguamento della tariffa, oltre all'ecotassa, della tariffa dell'indifferenziato da 97 all'80 a 102 al 94, altri 5 euro d'aumento. E ci è arrivato un conguaglio che parte da gennaio, 1189 euro. Questo stamattina l'ho visto io. Però come spese ci avevamo visto comunque l'aria che tirava, ci siamo mantenuti, ecco perché pure il discorso dei soldi, perché ci siamo dovuti garantire pure questi soldi eventuali che era nell'aria, che alla fine ci riscaricavano a noi. Quindi la copertura c'è,
è stata garantita e anche successo, perché questa arriva dopo che abbiamo fatto le variazioni. Dopo che abbiamo fatto le variazioni è subentrato anche questo problema, quindi se è un problema di copertura, la copertura è assicurata. E poi sul resto ci torno dopo. Qualcun altro vuole parlare di questo? Io finisco. Parecchie variazioni, anche se ce lo siamo detti, così lo mettiamo fuori di tutti. Per quanto riguarda l'Enel, altro problema dell'Enel, ne abbiamo anche parlato, come te avevo già detto, quella somma che avevate messo in bilancio era insufficiente per tamponare. Questa è una dimostrazione di essere, avete fatto uno spostamento di 9.000 euro, perché durante l'anno avvengono sempre queste cose. Quindi penso che sia un altro punto a favore nostro, quando suggerivamo la mancata centralizzazione di vari capitoli, insomma questi qua. È molto semplice quella dell'Enel. Negli ultimi 20 giorni, grazie all'impegno dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio tecnico, si è provveduti a fare la ricognizione su mia direttiva di quella che era la situazione Enel, visto che comunque era un grosso punto interrogativo del comune. Si è chiesto all'Enel di fare un resoconto di quelle che erano le fatture non pagate del comune di Fondalini. Diciamo, la sorpresa è stata quella di avere un estratto conto abbastanza pesante, ma che non riguardava il 2015, riguardava anche il 2013 e il 2014. Quindi c'è in fase di variazione, siccome questo comune è giusto che non abbia debiti e che non si riporti debiti pregressi, si è provveduto ad aumentare quella cifra di 9.000 euro per cercare, sperando che ce la faccia, di levarci tutti i debiti con l'Enel. Quindi ripeto, anche fatture del 2013 e del 2014. Ma questo è sempre avvenuto negli anni, te l'ho detto l'altro giorno. Ma è una cosa sbagliata. Noi a casa nostra la bolletta la paghiamo penso mensilmente. Ma quello sono state, attenzione, te l'ho detto già l'altro giorno, non su queste che qua non sono pervenute, sono piuttosto diverse. Un conto è non averle pagate, cioè per una questione del bilancio, una cosa che non sono mai pervenute all'ente, sono piuttosto diverse. Sono mai pervenute. Certo. Cioè questo lo diciamo così, cioè non è che oggi il sistema delle fatture è cambiato, perché c'è il nuovo sistema dello split payment. E quindi diciamo possiamo avere contestualmente riferimento a fatture mensili e quindi diciamo il rapporto è diretto, no? Sappiamo direttamente quali sono le fatture in arrivo e compagnia bella. È facile dire le fatture non arrivavano. Io penso che le fatture arrivavano perché qua ci troviamo fatture anche di avvocati del 2013-2014, fatture che escono in continuazione. Cioè quindi voglio dire, le fatture arrivavano. Io non so adesso di chi sia la colpa, per carità, ci mancherebbe, io non voglio dare la colpa al politico, perché i politici alla fine hanno sempre le scamotaggi di dire è colpa dell'ufficio. La cosa più semplice se possa dire è colpa dell'ufficio. Fatto sta che noi oggi ci siamo ritrovati fatture da pagare dell'Enel del 2013 e del 2014, cosa che in fase di previsione sinceramente noi siamo entrati a giugno, agosto andiamo a approvare un bilancio di previsione, sinceramente io come assessore al bilancio pensavo che le fatture del 2013 e del 2014 fossero state regolari. Invece ad oggi l'Enel manda un estratto conto prima di 4.600 euro, poi di ulteriori 26.000 euro riferiti a dove c'è stato di mezzo fatture del 2013 e 2014. Poi è colpa mia se andiamo a mettere facciamo una variazione di 9.000 euro. No, secondo me non è colpa nostra. Io se penso solo la nostra è un'operazione molto molto limpida per cercare di non portarci dietro debiti pregressi, tutto qua. Non sto dando nessuna colpa all'assessore, sto dicendo che in bilancio preventivo, quando hai abbassato la cifra, ti ho detto che non era plausibile che quella cifra reggeva, perché ci sono sempre degli arretrati che poi arrivano, perché lei non arriva così, quindi non è una colpa. No, questo non ti stavo detto. Allora, in commissione
dicesti, fu detto, quest'anno ti farò vedere. Scusami Rocco, voi l'anno scorso di Enel spendevate intorno, se non sbaglio, 146.000 euro. 155. No, in bilancio avevate 155. Allora, voi avevate la voce di bilancio di 155.000 euro, ne spendevate circa 146-147, tant'è che in fase di previsione, come, siccome si faceva il discorso che è stato fatto il discorso relativo al fatto che comunque bisognava fare un bilancio molto molto oculato, nel senso che c'erano dei tagli dello Stato molto pesanti e compagnia bella, quella cifra di 155.000 euro in previsione è stata abbassata a 150, ok? Quindi regolandoci su un importo passato pagato di 146.000 euro, ok? Ad oggi, in base a quello che in base a queste nuove fatture che sono arrivate da pagare compagnia bella, e si è ritenuto di adoperare una variazione di 9.000 euro su quel capitolo. Ma non mi sembra una cosa, per carità, non mi sembra una cosa grave, anzi, cioè, io penso, se esiste l'assestamento di bilancio, no? E tu lo sai bene, come lo sa bene chiunque ha fatto amministrazione, altrimenti non esisterebbe l'assestamento di bilancio. Vai a considerare quelle cose che sono successe durante quegli imprevisti, tra virgolette, che durante l'anno poi ti comportano di agire in un determinato modo in fase di assestamento, ok? Quindi c'è una variazione di 9.000 euro. Gli assestamenti generalmente vanno su un range molto ristretto. Su questo, quanto riguarda l'Enel, fu detto pure che essendoci 9 punti luce, quel budget che avevano visto era inconsistente. Quindi era un dato di fatto, non perché adesso tu non debba fare la variazione, ci mancherebbe che tu debba fare la variazione, era solo una constatazione, come quello che ti ho fatto prima, che era una previsione sbagliata. Io ti posso dire posso dire una cosa, che se noi non avessimo avuto la sorpresina del 2013-2014, i 150.000 euro, ci andavamo a bacio. Ma quella non è sorpresina, perché tutti gli anni arriva così, perché lei non manda fatturazione e poi te la debita, perché non arrivano tutte. Ma quando arriva tutto, Rocco? Ma scusa, ci rendiamo conto che diciamo, non arrivano tutte le fatturazioni. Ma te lo dico perché l'ho fatto con 5 anni, tutti gli anni con troppo lente, e va a vedere l'ora laggiù, se già quello del 2010-2011, pagato l'anno scorso, i conguagli e via di seguito. Io non lo so quello che è successo nel 2010, come si comportava. Io so che mensilmente, a casa mia mensilmente, con la ditta mia mensilmente, arriva la fattura dell'Enel, la fattura della Telecom, la fattura di tutte le ditte, e le fatture si devono pagare. Io questo so, ok? Sal comune funziona diversamente, io non lo so. Ma non è colpa del comune, sinceramente. Io la società che poi sbaglia tante volte a non mandare così, quindi noi avevamo messo sempre nel computo generale questo margine del comune. Quindi scusami, tu nei 155.000 euro, o meglio nei 146.000 euro pagati, pagavi pure le fatture del 2010-2011, ma non pervenute, non quelle che perché non erano state pagate. Attenzione, sono due cose diverse. Ok, comunque tu pagavi anche quelle non pervenute, giusto? Certo. Oh, perfetto. Allora, ad oggi, siccome la situazione è molto chiara, perché noi ti dirò di più, l'Enel ci ha fatto un primo estratto conto, infatti ho fatto due passaggi, uno di 4.600 euro. Se ci eravamo fermati a quei 4.600 euro, noi avremmo risolto, non facevamo nessuna variazione. Per fortuna che ci è stato fatto fare, è stato chiesto un secondo accertamento all'Enel, un secondo accertamento, con un secondo successivo estratto conto che è arrivato non più di 15 giorni fa, di circa 26.000 euro, ulteriore estratto conto di 26.000 euro, altrimenti se ci fermavamo pure a quel primo estratto conto, noi ci andavamo benissimo. Noi oggi sappiamo che al 99%, non dico 100% perché poi magari esce una fattura non pagata e sto in torto, al 99% la situazione è tranquilla, tutte le fatture stanno pagate, ok? Per quanto riguarda il campo sportivo, vedo un aumento, c'è qualche problema in particolare, la voce 3.000 euro in più sui impianti sportivi. Questo è il problema uscite in più. Eh sì, perché l'anno scorso è stato attaccato il gas al campo sportivo, no? Gas che prima non si pagava. È stato attaccato dopo, quindi non si pagava adesso. E perché prima i termosifoni non ci stavano?
siccome, da settembre dell'anno scorso funzionano anche i termosifoni, no? Quindi c'è un'uscita maggiore del gas, che era quella là, VDF Suez, che prima era molto più bassa la bolletta. Siamo andati a verificare in effetti perché quelle bollette sono aumentate, quindi ha portato una maggiore spesa di 3.000 euro, per stare tranquillo anche su quelle bollette là. Per quanto riguarda le scuole, come ho visto dei movimenti, ci sono, sulla scuola media ci sono spese in più. Di quanto? Ho visto 1.300 a secondo dei vari tipi di scuole. Questo è sempre il riferimento poi a quelle che sono a quelli che sono i consumi, cioè non è che proprio, non è che proprio personalmente poi, che se tu compito da una gioieria che comunque fa questo tipo di variazione, cioè materiali didattici, cioè ci sono delle cosette che personalmente il politico non è che va proprio a deve sapere per filo per segno cosa succede, non è che gli faccio ragioniere, ci siamo. Io in linea massima sappiamo quelle che sono le variazioni con Magnabella. Beh, se noi vogliamo sapere, perché io da parte ci stanno 200, 300 o 1.300 euro in più alla scuola, perché io non penso che io potrei capire politicamente, se tu mi fai una domanda, se tu mi facessi una domanda in realtà, per una voce, tra l'altro è una cosa che comunque è passata pure a me, mo sto a ricordare gli appendiabili alle scuole. Sono costati, quindi ti voglio dire, sono cosette, però sinceramente se tu mi fai una domanda più politica, dici magari perché è stato spostato, non so, 5.000 euro, non so, su quell'associazione o su quella, allora sì, la posso capire, però queste sono spese di funzionamento, Rocco, non è che, cioè, sinceramente mi sembra pure un po'... No, per carità, però ti voglio dire, magari io non è che proprio faccio il ragioniere e so proprio il preciso, mo magari me l'ha ricordato il sindaco, perché magari questo tipo di domanda che tu sai benissimo, spese di funzionamento per l'ente, per una scuola, allora, cioè ci vedo poco di politico in questo caso, è solo nella prassi del funzionamento della struttura, magari tu chiedere alla ragioniera che te può dire specificatamente quello che è successo, ma perché a me me la ricordare il sindaco, altrimenti era pure difficile per me risponderti nella fattispecie, capito? Qualcun altro deve prendere la parola a questo proposito? Vediamo, Titi può parlare. Io voglio riallacciarmi alle ultime parole dette dall'assessore, che essendo un politico non fa ragioniere, ma questo vale per tutti, non vale tanto per te. Una cosa che non ho capito, le fatture da Enel a quanti anni contavano? 2013-2014. Nel 2016 avrete le fatture anche del 2015, questo è sicuro? No. Poi vedremo. No. Cioè adesso il sistema è cambiato, caro dottore. Allora, se è cambiato il sistema è un altro discorso. Perché, l'ho spiegato prima al dottore. Perché tutti, e per 5 anni ci sei stato anche tu, quando si arrivava a fine anno, ma questo non era soltanto per l'Enel, valeva anche per le altre utenze. Le utenze di novembre, ottobre, novembre, dicembre, non certo arrivavano a dicembre, arrivavano a marzo. Adesso deve arrivare forse entro dicembre. Adesso, perché c'è una legge che vale da adesso. Certo. Ma questo per dire quello che è successo o poteva succedere nel passato, quando o alcune fatture non venivano mandate, e è successo anche altre volte, per cui noi anche negli anni passati siamo ricorsi a dopo qualche anno a pagamento di fatture, oppure come si era soliti fare, perché era così, le utenze degli ultimi mesi, e non era soltanto quello dell'Enel ma anche della Telecom o di altri, arrivavano a marzo. Questo per dire che il problema non è politico, è tecnico, semmai, no? Infatti, cioè, mi sembra di aver chiarito tranquillamente. All'inizio, quando hai esordito, sembrava quasi che noi avessimo avuto qualche colpa perché vi abbiamo fatto. Ma se è la coda di banda, no? Io assolutamente Rocco non ci ho spiegato tranquillamente, però come sempre sembrava quasi che noi avessimo avuto qualche colpa, ma assolutamente no, caro dottore, delle fatture che sono arrivate successivamente.
Ma c'è non c'è anche per colpa nostra. Per quanto riguarda questo assestamento, sicuramente se si fosse fatto una, se avesse avuto una visione più oculata di quello che erano le spese, anche se voi siete insediati all'inizio di giugno, però ho notato che c'è uno per me spettro denaro per quanto riguarda contributi e manifestazioni festive. Uno spettro? Sì. Perché siamo arrivati ad oltre 40.000 euro di contributi. Però io me lo devo notare, e sicuramente un'amministrazione che vuole essere oculata e vuole essere attenta a quelle che sono altre esigenze, soprattutto per i cittadini, sicuramente non avrebbe speso oltre 40.000 euro, oltretutto anche per le feste patronali. Io trovo in qua alcune voci, spiegatevi che cos'è perché non ho capito bene, oltre 7.000 euro alle feste patronali. Oltretutto, festa patronale che poi oggi mi risulta che ci sono debiti, quindi sarebbe il caso che si pensasse di meno a spendere per quanto riguarda i soldi per il cantante o un'altra persona qualunque, e per poi invece dover andare a ripianare i debiti con i soldi pubblici. Cosa mi sembra un po' vergognosa questa qui. Allora, mi spiegate questa voce qua, 7.000, se la trovo. €500. A che cosa è dovuta? Mi dice la cercato di trovarla, sì. 7.500 euro sicuramente, sì, lei si riferisce al trasferimento alla parrocchia, alle spese indigenti per no, indigenti? No. No, non è quello. €7.050 e 4.008 in più, quindi 2.250 erano, se non sbaglio, i contributi che avete dato alle tre feste patronali. Sì. Poi, quindi, già quello è una cosa che non secondo me non è una cosa fatta bene, perché ripeto, chi fa la festa patronale invece ne spende 20, ne spende 18. E la fermo lo stesso, perché poi si debba divertire a spendere quanto gli pare per poi andare a prendere i soldi dalla cassa comunale, è una cosa che non ci azzecca proprio. Ma queste 7.050 che sono? Allora, innanzitutto per quanto riguarda il discorso delle associazioni, la sera. Cioè io con la domanda che faccio a lei, a te dottore, cioè voi non davate contributi all'associazione in passato? Sì, noi non abbiamo mai superato, facendo anche dell'estate all'altezza comunque, non abbiamo mai superato i 18.000 euro. Di contributi? Sì. Sì? Allora, mi sembra strano, dottore. Vabbè, comunque io parlo, ma tanto è semplice, basta prendere le voci più grandi. Io non so quando davate alla polisportiva, quando davate alla Prologo, quando davate al Castello. Non ce l'ho messa alla polisportiva, capito? Non ci ho messo mai. Non so quando davate alle altre associazioni, non so quando davate. Euro non so quando davate a. Dimmi le altre associazioni che stavano sul territorio. Adesso alla Liuteria, a.
non superavamo il a Castello, non superavamo il 18.000 non superavamo il 18.000 euro. Ma guarda, a me mi fa ridere, lo sai perché? Lo sai perché mi fa ridere? Lo sai perché mi fa ridere questo fatto, caro dottore? Perché noi la prima cosa più, la cosa più scandalosa che io ho notato, abbiamo trovato in questo comune quando siamo entrati, sono stati 1000 euro al torneo del biliardo. Chiudo. Per quanto riguarda 1000 euro a un torneo di biliardo, dottore, 1000 euro a un torneo di biliardo. Sono rientrate nelle case. E ci mancherebbe, che non sono rientrati, perché il torneo non si è fatto, ma è grave da un 1000 euro a un torneo di biliardo, no? Comunque, va bene, detto ciò, questa è una cosa che mi ha rimediato il dottore. Poi ci sono due punti di vista, cioè ci sono vari modi di vedere la politica, ci siamo. La tua politica, dottore, è stata quella per anni di mettere la solita politica legata agli anni 80, agli anni 90, quella dell'asfalto e dell'ambiente, tant'è che ci abbiamo, giustamente come tu hai pubblicizzato, quello di avere 1250 punti luci nel territorio. Perfetto, è un servizio ai cittadini, era la tua politica, era quella che tu pensavi fosse la politica che ti potesse dare in 10 anni dei risultati, che penso che per un sindaco che governa 10 anni, che mette 1250 punti luce, una vittoria tranquilla, tranquillissima, senza però evidentemente qualcosa di quella politica ormai, dottore, è sbagliata. Quella forse è la politica che negli anni 80-90 dava i suoi frutti, per carità. Allora c'è questa cosa qua, dottore, la politica è cambiata. Oggi dobbiamo, questa è la politica, questa è un'amministrazione giovane che evidentemente non ce ne frega niente se sta la luce spenta. Oggi è sì, non ce ne frega niente, dottore, perché evidentemente la gente preferisce che si facciano le cose, che i ragazzi stiano occupati, che l'associazionismo sia forte, cioè che le associazioni lavorino per questo. Sono due modi diversi di vedere la politica, ci siamo. Basta dirlo, ma infatti, hai un bilancio comunale, hai 40, hai un X. Tu quell'X la puoi destinare, ci siamo. Noi pure avremmo potuto dire mettiamo un altro 300 punti luce, qual era il problema? No, e mettevamo un altro 300 punti luce. Era questione di mantenere quello che c'era. Era questione di mantenere quello che c'era. Capito? Evidentemente a noi interessa uno, che questo paese, l'ho detto già l'altra volta, torni a vivere. E questo paese era morto. Adesso vive. Caro dottore, io penso una cosa. Mi sembra. Io penso una cosa, no. e questo ma questo perché era. Ma guarda, io non sono uno. Io non sono uno che viene in consiglio comunale a fare le relazioni di quello che fa. Perché io non sono venuto in consiglio comunale dopo l'estate come assessore allo spettacolo a dire come è andata l'estate. Però scusami, adesso è no, caro dottore, adesso lo devo dire perché me lo tiri fuori, me lo dici. Vuoi dire che ma tu quest'estate dove stavi, caro dottore? Scusami. Allora, però te lo potevi pure partire, come andava l'estate. Anche in mezzo alla piazza, in alcune manifestazioni dove c'erano 10 persone. Allora, tu sei stato sovaffondato a Nuggezza a Corte? No. Sei stato sovaffondato allo Swing and Dance? No. Ma mi dispiace, dottore. Sei stato affondato a Fontanarte? No. Sei stato al parco Landia al Laghetto? No. Sei stato a Piazza Divertimento in piazza? E con questo? Con questo voglio dire che, caro dottore, evidentemente non ci sei stato, non sai come è andata l'estate Fontanelle. Non sai che la gente. Non sai che l'estate. Non sai finalmente che l'estate, finalmente la gente è riuscita. Forse chiedo scusa per il tono, però scusami. Però ti voglio dire, dottore, alla fine passa avanti per niente, perché sennò qua ogni consiglio comunale facciamo riferimento sempre ai soldi spesi per l'estate. Questa amministrazione ha voluto spendere i soldi per l'estate, va bene? Allora, questa amministrazione come priorità è quella della festa e festino. Invece, non la mettere così. Le feste e le festine facevate voi con la luce e vini, capito? Con liscio in mezzo alla piazza. Assolutamente no. Mi dispiace che non ci sia stato. Mi dispiace che non ci sia stato. Le nostre manifestazioni hanno preso una certa importanza che siete state costrette a ripetere, perché erano non ho capito, scusami, la lirica. Non ho capito il passaggio, che le nostre manifestazioni
anche quelle, forse non c'eri tu negli anni passati. No, no, c'ero, come no. Allora, se c'eri, hai visto quando facevamo le nostre, anche le nostre erano piene di... Ma infatti l'unica manifestazione tua bella è stata ripresa. Però noi avevamo un'altra visione. Quella di mettere l'ambiente, quella di mettere l'ambiente. Quella di mettere l'ambiente. Quella di mettere l'ambiente. Non sto dicendo niente di male, sto dicendo solo che la politica dell'ex sindaco Pistilli era quella di mettere l'ambiente. La nostra politica è quella di dare servizi alla gente, perché quella dell'asfalto e delle buche è un servizio, ma ti risulta è un servizio, ma ti risulta che no, mettiamo l'asfalto cortesemente, non si può condurre così con l'odio. Ti risulta che non mettiamo l'asfalto cortesemente, cada una alla volta, assessore di Luzza, consigliere di Stigli, una alla volta. Invece di dare delle priorità, la vostra priorità era quell'altra. Quindi basta, senti, non te lo ripeto. Allora, tu hai avuto ho chiesto, dottore, scusami. No, te lo dico subito, aspetta, te lo dico subito, te lo ripeto. Hai fatto 10 anni di questa politica dell'ambiente del fatto. I risultati sono quelli che sono stati. Adesso la politica la facciamo noi. Benissimo. E decidiamo noi quello che fare. Tra 5 anni vediamo se c'è ragione o se ci abbiamo ragione. Certo, okay. Adesso passa avanti. Intanto adesso passa avanti. Per quanto riguarda le vostre priorità rispetto, ecco perché ho chiedendo delle spiegazioni. Perfetto. Quindi la prima te l'ho data, dottore, riguarda all'associazionismo, al fatto che vengono comunque aiutate tutte le forme di associazionismo sul del territorio. Quindi, per quanto riguarda la voce che lei, che tu mi dici, che praticamente è quella relativa ai comitati festeggiamenti, ma non è che, allora, noi, nello specifico è stato dato 500 euro, abbiamo visto. 500 euro al comitato di San Paolo, 500 euro al comitato festeggiamenti della Madonna di Loreto e 1250 euro alla comitato festeggiamenti di Santa Barbara. Perché? Ma questo è un problema che non mi ricordo, cioè che riguarda relativamente, nel senso che non è che ho fatta io la festa. Il problema è un altro, e forse dovrebbe interessare più te che eri sindaco in quel momento, eri un sindaco uscente. Il problema è che in quel momento non c'era la festa, in quel momento si rischiava di non farsi. Mica ho detto di non farlo. C'è gente che in un momento di transizione si è adoperata per fare la festa. Certo. La fatta non mai. Ecco, l'unico quando siamo entrati abbiamo saputo che comunque questo comitato stava in difficoltà, è stato leggermente, per 750 euro, è stato leggermente privilegiato rispetto agli altri due comitati. Questa è la prima fase. Per quanto riguarda la variazione dei 4.800 euro, è molto semplice, dottore. Tu sai che in questo periodo si mettono le luminarie per la natalizia, giusto? Siccome noi, tutti i comuni hanno avuto in questo momento un periodo di difficoltà, perché sa benissimo che non è più possibile acquistare o fare appalti tranne se si fa parte di una centrale, perché tratteremo quella della centrale appaltante. Questo penso che lo sai, no? Quindi diciamo, se noi oggi volessimo comprare una penna, ad oggi, in questo momento, il Comune Fondalini vuole comprare una penna, non può farlo, perché devi far parte di un sistema, come la centrale appaltante, che ci permette di fare acquisti, ok? È una fase nuova, anche questa è una fase nuova che la normativa ci impone di rispettare. Ci siamo? Siccome siamo sotto il periodo di Natale, siccome il venerdì c'è la festa della fiera Santa Barbara, e come vuole la tradizione, e lo sai bene, che già da quel giorno ci sono le luminarie in piazza, avevamo una sola possibilità, quella di trasferire il costo di quelle luminarie su un'associazione, ok? Siccome è il comitato di Santa Barbara che gestisce la fiera di Santa Barbara, quei 4.800 euro di luminari sono IVA compresa, ci siamo, 4.800 IVA compresa, quando l'anno scorso se ne sono
se lo sono, cioè, c'è stata anche un'economia su quello che è stato speso l'anno scorso, perché se ne spiegavano, se ne spendevano 6.300, quest'anno 4.800, sono stati girati al comitato festeggiamenti Santa Barbara, che avrà il compito poi di pagare le luminarie. Ecco qua. Queste luminarie che le mette? Queste luminarie che le mette? Le luminarie le mette la ditta che... È stata fatta un bilancio di mercato? Ma non è stata fatta. Già se la mette. Ha mandato una lettera. Il comitato di Santa Barbara ha preso l'impegno. Quindi lo decide il comitato di Santa Barbara. Fa il comitato di Santa Barbara. La ditta che deve mettere. Ha preso solo l'impegno a mettere le luminarie. Ovviamente una ditta specializzata e certificata. Certamente. Per il compito del comitato. Per quanto riguarda le utenze del campo sportivo, noi ogni anno cercavamo di fare una proiezione di quelli che erano i consumi a fine anno. Perché? Perché, e questo esula da quello che ho detto prima, dal contributo dato alla società sportiva, c'aveva un suo significato, quello che era il... Semplicemente, così posso interrompere, perché chiede lui, perché non sta andando bene. Potrei chiedere un minuto di sospensione, prego. Non ho capito. Prego, 5 minuti di sospensione.
state, grazie. Facciamo un attimo l'appello prima di iniziare. Quindi gli davate in effetti 5.000 euro. Il problema è che
oggi pure, che ha posto prima, perché magari quelle spese sono aumentate, giusto? Beh, io faccio un altro tipo di discorso invece. Io dico che alla polisportiva gli si danno 5.000 euro e secondo me, detto papale papale, perché siccome sono uno che viene dal mondo del calcio e sa che cosa vuole. Ma voi ci potete anche dire. Scusatemi. Evidentemente. Cortesemente, in consiglio comunale non si può fare a domanda e risposta. Parla uno, finisce di parlare, poi va l'altro. 15 minuti al massimo come da regolamento per l'assessore, 10 minuti come risposta al consigliere, 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 ma se si fa un colloquio di voi e dalle 9 siamo alle 10, ma non per per fatto del tempo. Non è problema, Presidente, non è questo il regolamento. Perché non possiamo domani, sapere domani mattina se vogliamo. No, ma non è questo di tempo, sì, è questione di modalità. Stiamo chiarendo alcune cose, a voce alta. Questione di modalità. Se stessimo litigando potrei anche darti ragione. Il tono, Presidente, sembra civile in questo caso, non è però volta, è la modalità volta di intervento volta, che non è corretto. L'altra volta riconosco che tra me e il dottor Pistilli, insomma, abbiamo alzato tutte e due un po' la voce, chiedo scusa. Io ho richiamato per la modalità di intervento, okay, che prevede parla uno, quando finisce parla l'altro, risponde. Se ogni volta c'è domanda non è corretto, non fa nel regolamento non prevede questo. Questo qua è un richiamo che voglio fare. Permettete che lo posso fare ai conformemente al regolamento? Sicuramente, ecco, sicuramente. Comunque, sì, ecco, prego. Posso è un argomento che presta questo tipo di discorso. Vabbè, comunque io devo richiamare regolamento, chiedo il rispetto. Io voglio solo chiudere, voglio fare una chiosa sul discorso della polisportiva, del contributo alla polisportiva. Dicevo, io sono uno di quelli di quei ragazzi che uno di quelli che viene dal mondo del calcio, so quello che ci vuole per portare avanti le società sportive. La polisportiva, che non è solo la polisportiva quest'anno, ma un'altra anche società che si occupa del settore giovanile, che diciamo è complementare alla polisportiva Contadini, occupano per 9 mesi l'anno circa 100 unità, di cui 70-80 sono tutti ragazzi di Contadini. Quindi penso che 5.000 euro è il minimo, è il minimo che un comune possa dare come contributo per aiutare appunto questi ragazzi, queste società che poi alla fine dell'anno spendono, e io ve lo dico perché so come vanno, spendono 70-80 mila euro per portare avanti 9 mesi 100 ragazzi. Quindi non, io se posso dare un consiglio è quello di non fare polemica su questo tipo di Non è una polemica. Di attività. Non è una polemica, perché anche se io sono ho molti più anni di te, ho dato insieme all'amministrazione molto dal punto di vista, sono alto strutturale che non c'era a questo paese a quanto riguarda i giovani e lo sport. Problema, a parte il fatto che sono 5.000 ma sono 10.000, dando non sono 5.000, sono 10.000. Ma sono ragazzi di Fondana, dottor, sono una polemica su ragazzi di Fondana che giocano a pallone. Ma ci sono i giovani di Fondana, ci sono le persone anziane di Fondana, ci sono le persone indigenti di Fondana, ci sono tanti problemi a Fondana. Quindi, poiché la coperta è sempre piccola, la coperta. Quindi, allora, intanto non sono 5.000 ma sono 10.000, poi ci potete da 15, siete padroni di fare, non sto dicendo questo. Però io sto soltanto dicendo che comunque sia abbiamo adottato questo sistema perché in passato quello che loro facevano poi alla fine si ripercuoteva sul comune, e quindi le luci accese la notte, i termosifoni accese la notte, l'acqua così. Quindi abbiamo messo questa regola che mi sembra abbastanza giusta. Ora, se poi 10 sono pochi, tanto ce ne avete, qual è il problema? Però ci sono non soltanto certe priorità, ci sono altre priorità in questo paese, come possono essere le persone anziane, come possono essere le persone malate, come possono essere le famiglie che non hanno il latte per i bambini, e quindi e tante altre cose. Perché a loro non interessa tanto il pallone. Allora cerchiamo di fare un colpo al cesto, alla botte. Ma noi stiamo garantendo, forse non ti sei accorto, su quel bilancio noi garantiamo tutte le situazioni. Garantiamo le mamme madri, garantiamo i bambini piccoli, garantiamo
garantiamo il centro anziani, garantiamo l'associazionismo, garantiamo tutto in questo. Quello è un bilancio, leggilo bene quel bilancio. È un bilancio che non fa una piega. Non vuoi dire niente. Queste cose noi l'abbiamo fatto prima di voi, l'abbiamo fatto. Perfetto. Soltanto che, tu lo facevi in un modo, tu parlavo delle priorità un pochettino. Tu davi 10.000 euro e ci scorporavi 5.000 di spese, quindi sempre 5.000 ci davi. Noi ci davi direttamente 5.000 ficcioli. Non capisco perché la luce e l'acqua la dovrebbe pagare il comune. Non capisco perché la luce e l'acqua la dovrebbe pagare. Scusami dottore, è una questione di matematica, scusami dottore. Tu prima ci davi 10.000 euro e ci scorporavi 5.000 euro di spese, giusto? Quindi ci davi 5.000 euro, no? Scusami, è giusto? No, ce ne do 10, perché 5? Sono 10. Oh, ce ne davi 10 e ci scorporavi 5.000 euro di spese. Certo. Noi ad oggi ci stiamo a dare 5.000 euro diretti e finisce, non è che ci stiamo a dare 10. Io faccio una domanda, vi ho detto, mentre noi facevamo anche questi conti, voi non l'avete fatto, avete dato e basta, senza rendere così preoccupati di questa cosa. Quindi era giusto darcene 10 e scorporarcene 5, sempre 5 euro, noi ci diamo 5 e sbagliamo a darcene 5 perché consideriamo. Cioè, mamma capito? No, il problema è che la verità drammatica è bassa, senza rendervi conto di quello che stavate facendo. Noi l'abbiamo data perché? Perché consideriamo la polisportiva un organismo importantissimo in questo territorio, che occupa 100 ragazzi, di cui 70-75 unità fondanesi da circa 4-5 anni fino a 35-36 anni. Mi sembra una cosa proprio il minimo. Mi sembra il minimo. Qualcun altro deve intervenire? Vorrei fare due precisazioni. Allora, Marco, per quanto riguarda il biliardo, tu puoi mettere così sulla piazza e dire se è dato 1.000 euro per fare una partita a biliardo. Non è assolutamente vero questo. Qua ci sono delegate regionali della FIPS, delegate regionali della FIPS, che hanno fatto una richiesta comune per propedeutica, per avvicinare i ragazzi al gioco del biliardo. Questo progetto, purtroppo, che poi sarebbe culminato, diciamo così, con una partita finale, questo progetto è abortito per tanti motivi, si è messo qualcuno di traverso fuori, hanno terrorizzato addirittura questi ragazzi della FIP, tanto che si sono sentiti doveri di restituire all'ente comune. E non si può dire, avete dato 1.000 euro per fare la partita del biliardo. Avete messo sul bilancio, troppo, capiamoci bene. Io, il discorso iniziale del dottor Pistilli è stato quello di dire voi avete speso 40.000, avete dato alle associazioni qua là. Io mi risento perché quando sono entrato ho detto caro dottore, ma tu mi vedi una cosa questa a me quando sei riuscito a mettere 1.000 euro su un torneo del biliardo? Sono cose soggettive, sono punti di vista da me dottore. Però io sto spiegando che non era una partita del biliardo, non era finalizzata a giocare una partita del biliardo, ma era uno scopo educativo, era un torneo del biliardo. Quindi scusate, però facciamo un torneo, 1.000 euro per un torneo del biliardo, che non so quanti possa durare, io non sono un esperto del torneo del biliardo, sinceramente. Mi domando quanto possa durare un torneo del biliardo, forse non so, voglio essere una settimana, forse una settimana. E poi ci lamentiamo che dammi 5.000 euro a 100 ragazzi che fanno attività per 9 mesi, cioè c'è stata una discrepanza nel vostro discorso, questo voglio fare, ma assolutamente si è parlato di sport, che tutti devono afferire, perché quelli non devono afferire a uno sport? Perché non ci deve essere questa diffusione di questo sport? E quella era la fine. Ma sicuramente ci deve stare diffusione di sport. Io sinceramente, a come penso io, è giusto dare 5.000 euro alla polisportiva e sarebbe giusto dare 100 euro a notare il biliardo, a come penso io. Te dico come quello che penso, Rocco. Ma non devi passare il discorso che fai tu, che sembra che stiamo a fare la partita del biliardo e siamo a metti il premio. Torneo. Non è così. La voce era torneo di biliardo. Torneo di biliardo, ti ripeto. Ma hanno scritto quella Lorella perché non sapeva cosa scrivere. Io non so quanto duri un torneo di biliardo. Posso presumere che duri da sera a due sere. Non era un torneo di biliardo, era avvicinare i ragazzi a fare quel tipo di sport. Quindi non è che finiva in un giorno. Quindi non è assolutamente. Va bene. Sono sempre punti di vista. Avevi fatto in questo modo. Se poi volevano farsi una cosa del biliardo, non avrebbero restituito i soldi al comune. E perché poi dopo chi andava a controllare? Chi andava a controllare se fosse stato il biliardo?
per cortesia, una volta. Chiedi la parola. Ci abbiamo richiesto, un'altra riflessione da fare. Sì. Allora, quando riguarda i vari comitati, io ho già detto, ho parlato sia a Giampiero sia a cena, sia abbiamo parlato l'altro giorno con voi. Certamente che c'è stata una transizione e quindi si doveva fare giustamente la festa. Chi si è tirato fuori spontaneamente per non incorrere, perché sennò poteva giocarci sopra, e si è provato. Però i comitati, non è che approfittando di questa vacazio fanno venire pure già limonati, poi dopo ci sta il comune, ci sta il comune. Quindi questa cosa qua, io preferisco a quello di Santa Barbara, dove, e lo pure andate a vedere, per 10 anni, questo ente non ha dato manco un centesimo, nonostante che nel comitato di Santa Barbara ce ne fossero tanti. A proposito, cioè l'amministrazione deve essere presente in quel comitato. Adesso a giugno non c'era nessuno di voi, però adesso dicendo. Una precisazione però, con il parroco Don Pasqualino, giustamente abbiamo concordato su sua proposta che il comitato si conclude il 31 di dicembre e poi successivamente se ne costituirà uno nuovo con l'amministrazione che come sempre sarà parte predominante come da statuto, quindi su questo non ci sono, però giustamente il parroco suggeriva, è stato lui stesso a dire forse è il caso che si conclude chi ha fatto giugno, chiude il 4 di dicembre e poi successivamente si diciamo concordato con il parroco, il presidente del comitato che aveva già anche tra l'altro si era anche reso disponibile a aveva già rassegnato le dimissioni della virgoletta, era disponibile, però poi successivamente è stato concordato di arrivare a fine anno e poi successivamente l'anno prossimo si partirà con un nuovo comitato che ovviamente sarà obbligo dell'amministrazione, vegliare sul comitato perché se già dice che ci stanno in deficit a dicembre stavamo nemmeno quando è stata fatta la festa Santa Barbara, non è tutte le situazioni, io da sono 20 anni faccio parte del comitato, la registrazione c'è stata ma non abbiamo mai dato una cosa pur non stando con presente, questo qua era solo questo volevo dire solamente che ci stiamo adoperando per venire incontro a tutte le esigenze del paese, non solo quelle sportive, e quindi a questo proposito sabato mattina abbiamo speso parte del tempo per partecipare alla colletta alimentare e stiamo cercando di accontentare, lo faremo anche nei prossimi giorni, qualche famiglia bisognosa, tutto qua. Qualcun altro vuole intervenire su questo punto del giorno? No, allora si può passare alla proposta di deliberazione. Adesso chiamerò a votare se approvare come approva la variazione del assestamento generale del bilancio di previsione 2015 secondo le risultanze di cui allegato prospetto che è parte integrante del precedente atto. Si dà atto che con la presente variazione viene assicurato il mantenimento del bilancio, si dà atto che tale variazione viene riportata in relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale e che questa delibera ha visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, Regine Rossini, e corredato il parere del revisore sulla proposta di assestamento del bilancio di previsione 2015. Chiedo di votare. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi mi sono assente? Quindi. Terminato questo punto all'ordine del giorno, chiedo di. Diciamo questa cosa. Allora, intanto si chiede di votare per la eseguità immediata della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Gli stessi di prima. Per quanto riguarda il punto successivo all'ordine del giorno. Punto 4, approvazione del regolamento comunale, concessioni in uso spazi ed edifici pubblici. Si chiede il ritiro, in base all'articolo 45.6 del regolamento del Consiglio Comunale, il ritiro del punto e per questo metto a maggioranza chi è favorevole e chi non è favorevole a questo ritiro. Chiedo di votare per il ritiro. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? C'è scritto sul regolamento che il ritiro di un punto del giorno va comunque messo a votazione della maggioranza.
si astengono. Passiamo quindi al quinto punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco. Sì, sono arrivati dei ringraziamenti al Comune di Fontanarie, ne do lettura. L'associazione Lapsus ringrazia il Comune di Fontanarie. Nella lettera inviata nei giorni scorsi al Comune, il capo redattore di Lapsus, Fabrizio Rastelli, scrive: gentile sindaco, la ringraziamo per aver approvato il nostro regolamento sulle manutenzioni volontarie, vi facciamo i complimenti per il percorso che avete deciso di intraprendere, per eventuali dubbi e aggiornamenti noi rimaniamo a disposizione. Nel frattempo ho personalmente inserito il Comune di Fontanarie nell'elenco delle amministrazioni che hanno approvato il testo. Come si può consultare dal sito www.lapsus.org, Fontanarie è il comune numero 63 in Italia ad approvare il regolamento sui beni condivisi. Siamo ben lieti, aggiungo, di aver intrapreso questo percorso che sensibilizza i cittadini a una visione civica dei beni comuni e ci aiuta anche a ritrovare quel senso di comunità che dovrebbe essere proprio dei piccoli comuni. Colgo l'occasione per ringraziare il cittadino Filippo Capuano per aver sollecitato nei mesi scorsi un'approvazione di un regolamento in tal senso. Il comune di Lenola ha ringraziato il comune di Fontanarie e il sindaco di Lenola Andrea Antonio Giovanni ringrazia il sindaco di Fontanarie Giampiero Sarracco e il comune per aver partecipato ai funerali civili di Pietro Ingrao. Poi ancora il 4, volevo ringraziare a nome dell'amministrazione comunale il parroco Don Pasqualino, il presidente del comitato Maurizio Ottaviani e tutto il comitato festeggiamenti di Santa Barbara per aver accettato il contributo comunale in cambio dell'impegno alle luminarie per la festa patronale del 4 di dicembre e delle seguenti festività natalizie, così come dibattuto nel punto precedente. Venerdì 4 dicembre appunto ci sarà la tradizionale festa patronale di Santa Barbara con la fiera del mercatino dalla mattina per le vie del paese e nel pomeriggio la Santa Messa a seguire la tradizionale processione. Sabato 5 dicembre alle ore 10.30 presso il ristorante Poggio Antico sarà presentato il libro L'anima e il tempo di Piero Cesari, già prefetto di Frosinone. Domenica 6 dicembre si svolgerà la giornata della fraternità promossa dall'Unitalsi in un importante evento di solidarietà alle ore 12.30 presso le scuole medie. Poi lunedì 7 dicembre alle ore 18 il centro studi Mastroianni propone la visione di un film su Mastroianni presso l'aula consiliare. Martedì 8 dicembre invece si svolgerà la sesta edizione della manifestazione artistica enogastronomica Castrum Fontana, non solo Polenta, a partire dalle ore 11 a Fontanarie Superiore. È morto Luca De Filippo, l'attore e regista scomparso a 67 anni, figlio di Edoardo, aveva iniziato a recitare da bambino. Una lunga carriera in palcoscenico, un minuto di silenzio in tutti i teatri italiani è stato osservato nel giorno della sua morte. I funerali laici si sono svolti proprio oggi, lunedì 30 novembre, al Teatro Argentina di Roma. Con lui se ne va un pezzo di Napoli e di teatro che è complicato rivedere in altri artisti, ma Luca ha saputo soprattutto portare con umiltà, compostezza, fierezza e professionalità un cognome così grande. Onore al merito Luca, custode appassionato e creativo di quella tradizione teatrale napoletana famosa in tutta Italia e nel mondo. A nome del Comune di Fontanarie rivolgiamo il cordoglio ai familiari esprimendolo in consiglio comunale per rendere omaggio al grande artista scomparso. Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, c'ho una richiesta che mi ha fatto il consigliere delegato Landini Piero in base all'articolo 59 del regolamento vuole intervenire per fatto personale in pratica. Chiede la parola per fare chiarezza in merito all'attribuzione di fatti non veri dell'ultimo consiglio comunale. E ha richiesto anche, se possibile, di intervenire dopo le convenzioni del titolo. Prego. Grazie Presidente. Prendo la parola perché è mio dovere fare alcuni chiarimenti in merito ad argomenti espressi dal consigliere Pistilli
del precedente Consiglio Comunale. Inizio dalla illuminazione che poc'anzi ne ho sentito parlare qui. Guarda caso siete pure sfortunati, perché proprio oggi è cominciata la riilluminazione di tutto il paese, proprio oggi. Saranno riaccese tutte le lampadine e poi, non appena ne vedrete o se ne fulminerà qualcuna, caro consigliere di minoranza Pistilli, ti prego di farcelo sapere, perché noi andremo a rimetterlo a posto. Per quanto riguarda poi la pulizia del paese, non voglio proprio perderci tempo. Dico solo che il nostro paese non è mai stato così pulito. Però, ripeto ancora una volta, essendo tu un consigliere di questa amministrazione, anche se di minoranza, ti preghiamo di avvertirci quando il nostro paese tornerà ad essere sporco. Del lago Solfatare invece non ne voglio proprio parlare oggi, lo faremo a breve, quando avremo chiari, e ripeto chiari, tutti i problemi che ci avete lasciato, e non sono pochi, e lo sapete benissimo. Poi mi preme parlare di una cosa che mi interessa e che mi riguarda personalmente. Hai parlato del malumore che esiste in questo comune tra il personale. Questo lo sai molto bene, perché lo hai già detto la volta passata, è dovuto solo ed esclusivamente alla vostra amministrazione. Vedasi ad esempio la famosa produttività degli anni precedenti, che non è stata mai pagata al personale dipendente o lavoratore, a me piace chiamarli lavoratori, ma non per colpa della RSU o delle organizzazioni sindacali, ma solo per mancanza di volontà da parte vostra a chiudere gli accordi. Mi sono anche informato in merito a tutte le riunioni con i sindacati che avreste fatto. Mi è stato dimostrato con documentazione che in 3 anni sono state fatte solo 6 riunioni, dalle quali era chiaro che le organizzazioni sindacali e la RSU interna chiedevano la documentazione in merito per andare avanti, e che doveva comunque essere data per legge, ma che voi, tramite gli uffici addetti, non avete mai consegnato. E ripeto, non avete mai consegnato. Le colpe si capisce bene di chi sono, ancora la vostra, in quanto le linee guida che voi dovevate dare non sono mai state date. Oggi, con tutta la nostra volontà a sbloccare questo problema a favore dei lavoratori, ci troviamo, nostro malgrado, a non poter pagare ancora queste somme, che ammontano a circa, ascoltate bene, soldi che mancano ai lavoratori di questo ente, circa 45.000 euro, che vanno per il triennio 2012, 2013 e 2014, per carenza di atti,
e non avete mai fatto, oltretutto, e questo ve l'ho già detto la volta passata, il contratto collettivo integrativo di ente dal 2005. E poi venite a parlare di malcontento dei lavoratori, ci credo bene. Credo invece che questo sia solo una briciola del piatto. Noi invece con grande soddisfazione possiamo dire che abbiamo trovato collaborazione sia con la RSU interna sia con le organizzazioni sindacali provinciali, che avendo notato la volontà di questa amministrazione a chiudere questa annosa vicenda, che ripeto tocca le tasche dei lavoratori di questo ente, ci hanno ringraziato anche per tutto il tempo trascorso in riunioni per arrivare ad un accordo di fronte a tutti gli anni trascorsi con voi senza concludere nulla, perché non vi siete mai presentati a queste riunioni ad eccezione di un consigliere comunale. Tornando poi per un attimo al contratto integrativo decentrato, come già accennato la volta passata, lo abbiamo fatto noi, dopo tre anni. E dato che stiamo andando avanti sia con la RSU e sia con le organizzazioni sindacali provinciali, possiamo dire di essere arrivati al rettilineo finale e certamente, ne siamo convinti, taglieremo il traguardo, e questo ci renderà felici perché avremo dato quello che i lavoratori aspettano da anni. Per quanto riguarda poi le famose tre ore che alcuni lavoratori hanno accettato da noi, è perché con voi non condividevano la ripartizione delle ore tra interni ed esterni, vedasi la esternalizzazione del servizio della raccolta differenziata, vedasi le varie pulizie. Come pure il servizio raccolta unico, che voi volevate esternalizzare senza un preventivo accordo né con la RSU, tantomeno con le organizzazioni sindacali provinciali, e non dicendo mai quale doveva essere la ricollocazione di questi lavoratori. Difatti, questo il vostro consiglio comunale lo bocciò. Questi lavoratori, io credo, anzi ne sono certo, si sono comportati in modo esemplare ed oggi mi hanno detto che sono disposti a fare un incontro pubblico per dire dettagliatamente come sono andate le cose, chiamando a tale incontro il segretario comunale e i tre dirigenti di questo ente. Per quanto riguarda infine lo straordinario ad un dipendente, come detto nell'ultimo consiglio comunale, la determinata liquidazione dei circa 2.000 euro ancora non era nell'albo online, non so come avete fatto a conoscerla. Ma se il riferimento sono i vigili, caro dottor Pistilli, ti ricordo che il caro servizio dei vigili eri tu fino a maggio 2015 e quindi eri tu che firmavi le famose determine. A questo punto avrei anche altre cose da dire, ma dato che il Presidente ha detto il tempo è quello che ti ho detto all'inizio, mi fermo, concludo solo dicendo, voglio ricordarvi che la campagna elettorale è finita, ma è finita già da 6 mesi,
Quindi, se voi volete continuare su questo filone, fatelo pure, perché a noi ci fa molto piacere e ci porta bene. Grazie. Certo, la campagna elettorale è finita da 6 mesi, però finora di quello che è stato detto in campagna elettorale purtroppo non c'è nulla. A cominciare da quelle che sono le lampadine di cui parlava prima, dall'ambiente, perché, caro consigliere Landini, se le lampadine stanno spente non è colpa nostra ed è vostro dovere accenderle. Quindi non avete fatto un piacere a me, ma se le avete accese da adesso in poi le accendete, non fate altro che il vostro dovere di amministratori, perché questo dovete fare, perché questo è il vostro dovere. Lo sappiamo, ma perché questo sappiamo, questo è inutile che questo è il vostro dovere. Quindi dire che da questo momento in poi le lampadine saranno accese, quando le accenderà, io ti prego, ti dici, ma certo, ma sicuramente che ve lo diremo, ma non soltanto quelle della lampadina, anche quelle delle strade, anche quelle dei cimiteri, anche quelle delle campagne. Quindi è un vostro dovere, lo sappiamo, ecco, siccome voi non ce l'abbiamo consegnato, ecco perché non ce lo dovete dire, perché lo sappiamo, ma non l'avete fatto, finora non l'avete fatto. E allora io te l'ho voluto ricordare, consigliere Landini, parlava una volta, per favore, la volta scorsa, così voi adesso lo fate, e di fatto siete bravi, dovete fare, ma ricordicelo ancora, certo, sempre, ogni volta, sicuro, ogni volta, e non soltanto come la polizia del laghetto, come la polizia del parco, come la polizia della pista, come i cimiteri dove ci sono i nostri morti, tutto deve essere pulito, tutto deve essere pulito adesso, ma non lo erano a 15 giorni, sono puliti già da 15 giorni. Da un mese se non lo sono il giorno dei morti, ma certo, se non lo sono il giorno dei morti, dopo che abbiamo messo cortesemente, così viene la misura alla volta, lo facciamo, per favore, è il vostro dovere, è dovere, richiamo all'ordine, quindi è inutile che ci fate tanta ironia, perché non è che depone il vostro favore, se non l'avete fatto la campagna elettorale finita, continuare, certo. A noi interessa che il paese sia a posto, adesso no, perché voi stessa l'avete ammesso che da oggi andranno meglio le lampadine, le strade, eccetera. Però speravo, allora ho fatto bene, allora ho fatto bene a rimarcare, ho fatto bene, fatto ancora. Certo, lo faremo sempre, perché non è che lo faccio io, lo vado a vedere, sono i cittadini che mi chiamano, e quindi sono i cittadini e io poi lo trasferisco a voi, se non lo fate ve lo trasferisco io, no? Mi ci mancherebbe. Quindi questo per quanto riguarda, ma riguarda tutte le manutenzioni, riguarda tutti i lavori, è una questione di dare un servizio ai cittadini in ogni modo, come quello del calcio, del calcetto, come quello della festa, come quello della società sportiva. Quindi ognuno ha i suoi diritti in questo paese, e questo è uno di quelli, e questi sono alcuni diritti. E quindi se noi abbiamo fatto quella osservazione è perché le cose non andavano. Adesso, se voi lo mandate bene, a noi ci fa piacere, non per me, basta. No, non per me, fa un piacere a me, non fa un piacere a me, fa un piacere ai cittadini. Quindi questo per quanto riguarda anzi devi fare un manifesto quando le cose vanno bene, dice vanno bene, no, è un dovere, è un dovere vostro. Quindi questo per quanto riguarda i lavori e le manutenzioni. Per quanto riguarda la produttività e per quanto riguarda i dipendenti, cerchiamo di dire le cose come stanno veramente e non come fa comodo a te.
visto che sei anche del ramo e sei il sindacalista. Ma proprio per questo? Ecco, e allora, no, sì, allora non ti approfittare, no, perché questo. Non pensare dall'altra parte. No, 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 devi lasciare perdere, perché qua ti devo rispondere. Non pensare che no, dall'altra parte no, c'è gente che... Allora, no, no, no. Non è previsto. Allora, voglio dirti, intanto fino al 2013 abbiamo dato sempre la produttività, sempre, anche se... Ma parlando dal 13 poi? No, hai detto io, da anni. 13, oh, quanto c'è scritto? Ho scritto qua. No. Comunque sia, fino al 2013 e 14 non l'avete data. Allora, fino al 2013 e 14 non l'avete data. Siamo disposti a fare un incontro pubblico. Allora, intanto noi abbiamo sempre dato... È l'altro che parla. E la verità, e non la verità, è la verità, non è quella la verità, non è quella la verità, non è quella la verità, non è possibile, la produttività non è quella la verità, non è il politico che dà la verità, non è il politico che dà la verità, non è il politico che dà la verità, lo so, ma non è quella la verità, lo sai o non lo sai, allora comincia a dire che lo sai, per cortesia, non è possibile dare la verità, il regolamento non prevede di parlare in questo modo, uno parla e finisce per parlare e l'altro risponde, non è il politico che dà la produttività. E poi quando io ero responsabile dell'ufficio vigili, ho detto ai vigili più volte di fare il progetto per dare i soldi della produttività, che non hanno voluto fare, perché c'era un vigile che diceva che per 2000 euro non scendeva neanche da fondata superiore a fondata inferiore. Quindi, anzi, poiché non era nostro compito, abbiamo demandato al segretario di fare le riunioni con i sindacati, perché se la dovevano vedere loro, non eravamo noi. E poi voglio dirti che non ci sono 47.000 euro come dici, perché i 47.000 ce ne sono 55 del comparto, dove non c'è soltanto la produttività che sono 16.000 euro poi alla fine, ma già soldi che si sono presi per quanto riguarda il rischio, per quanto riguarda gli straordinari, per quanto riguarda altre cose, altre voci, e quindi la produttività in sé sono appena 16.000 euro, quindi, e non sono i 47.000. Capito? Posso risponderti un attimo solo? No, voglio soltanto dire, poi parli, voglio soltanto dire che se non è stato fatto l'anno 13, 14 e 15, perché non era compito dei politici, perché non è compito dei politici. Poi, se non si sono messi d'accordo, non hanno fatto le riunioni, perché ci sono state delle incomprensioni tra di loro, perché litigavano anche per 50 euro, perché la verità era questa, non sono affari nostri, capito? Adesso se voi avete fatto queste cose, avete fatto, d'accordo, qual è il problema? Non è il problema che noi non l'abbiamo fatto, noi facevamo anche, avevamo anche dato degli input per dare dei progetti che i signori dipendenti che non hanno voluto fare, che hanno rifiutato, quindi solo su un progetto, solo su una progettazione si può fare i dipendenti. Cosa? I progetti non vengono fatti dai cosiddetti dirigenti. Certo, dei dirigenti. Che non sono dirigenti, certo. Ma sono capi. Oh, siccome io ero dirigente del servizio della Polizia Municipale e avevo chiesto di fare dei progetti per quanto riguardava le feste pubbliche, per quanto riguardava le feste patronali, per quanto riguardava le feste durante l'estate, e non hanno voluto fare, perché comunque sia se lavoravano bisognava pagare lo stesso, e allora non gli conveniva, perché questa era la verità, perché volevano più soldi e i soldi erano quelli, e quindi non si è fatto niente, capito? Adesso fatelo voi. Però non era compito nostro fare quello che stai dicendo, perché comunque sia le riunioni, ed era il segretario e l'ha fatto il segretario più volte le riunioni, poi molte volte sono andate deserte, molte volte non l'ha, ma non sono affari nostri. Al di là di questo, chiaro? Allora è giusto, è vero o non è vero questo che sto dicendo? È vero o non è vero cosa dicevo? Al di là di questo, ti ho detto poc'anzi che se sei disponibile, noi lo siamo, se sei disponibile
facciamo l'incontro pubblico ma magari, con questi signori. Ma c'è, con ma c'è, quando, ma c'è, ma c'è, perché quando io, nella nostra, quando, ma quando dovrei, perché quando nella primavera del 2014, possiamo passare al prossimo punto, devo finire di rispondere, quando nella primavera del 2014 abbiamo proposto 4 ore a testa e per forza ne volevano 16 e ci hanno denunciato e hanno perso pure la causa che ancora devono pagare. Perché dovevamo fare i conti, avevamo un segretario nuovo e dovevamo vedere quelli che erano i costi, perché veniva un segretario a scavalco e avevamo promesso 4 ore e ne volevano per forza 6, allora c'è stato chi ha accettato le 4 e chi non le ha volute. Adesso sono accontentati di 3, evidentemente adesso sono diventati intelligenti, quindi, perché tre ore vanno bene. Chiudo, posso riferire che sei, quindi, siete d'accordo all'incontro? Ma certo, ma qual è il problema? È finito il tempo a disposizione, possiamo passare al prossimo punto dell'ordine del giorno. Punto numero 6, comunicazione del delegato all'ambiente. Consigliere Bianchi De Luigi, devo dare la direzione. Buonasera. Io volevo iniziare con il discorso dell'aumento delle tariffe, però ce ne abbiamo parlato. Sia chiaro. Vuoi. Ok. Allora, questi giorni sono giunte ulteriori notizie dalla SAF, brutte, come diceva il consigliere Battista. Quindi, a fronte dell'aumento, della diminuzione da settembre della frazione unica di 5 euro, che ha portato da settembre-ottobre 240 euro di risparmio a questo ente, c'è stato un aumento da luglio, quindi da luglio, di euro 7,23 della frazione differenziata, che ha portato a una spesa maggiore di 769 euro. Quindi già il rapporto tra, lo dicevo prima, tra quello che è diminuito e quello che è aumentato, il comune ci rimette 529 euro. Più adesso è arrivato un bagaglio da parte della SAF per il periodo gennaio-settembre, più l'adeguamento già in fattura ottobre, del costo dell'indifferenziato, proprio della frazione. E voi avete già calcolato questa cosa? L'avete già calcolato, dicevate prima, no? Questo aumento per fine anno? Diciamo ci eravamo mantenuti, perché questo è arrivato dopo l'assestamento, perché l'assestamento l'avevamo preparato prima, ci eravamo mantenuti una soglia di margine proprio perché c'era nell'aria questo ulteriore aumento, quindi a livello di bilancio ci stiamo tranquilli, stiamo coperti. Poi se a dicembre succede il finimondo, quello poi non avete calcolato possiamo... su quale, o quale, o quale cifra? 101 101 il capitolo? Quale cifra? Allora, noi attualmente paghiamo l'indifferenziato dall'ultimo conguaglio. Se andiamo a pagare in base a quel conguaglio, in base alla fattura nuova, l'indifferenziato costa lordo 147,6 euro. C'è stato veramente un aumento del 10% da aprile, da giugno, 147,6 euro. Il numero invece lo paghiamo 102 euro lordo, questa è la cifra. Quindi più o meno, se andiamo avanti con entro a fine anno, dovremmo avere una spesa maggiore rispetto all'anno scorso di circa 3.500 euro. Quindi se per voi volete ancora chiarimenti riguardo... Apposta per questo, perché avevate tolto 4.000 euro, perché avevate già calcolato. Quindi a fronte di questo avete già tolto altre, quindi avete risparmiato su altre voci. Abbiamo risparmiato sul discorso che io ve lo rifaccio pure quello. A maggior ragione la raccolta differenziata deve galoppare, perché solo così si riesce ad abbattere. Però certo. A che percentuale stiamo arrivando? Ecco, se posso parlare così poi quando vi dico tutto, siamo a 60. No, io vi ho chiesto se questo punto posso parlare o meno. No, quindi allora, togliendo questo discorso, cioè fate fare la relazione al delegato, però, perché io ho detto vi devo tornare su quel punto, così passa d'altro. Quindi quello è il discorso. Ringrazio i numerosi cittadini che hanno consegnato il questionario sulla raccolta differenziata rispondendo alle domande proposte. Un questionario che è nato con l'intento di individuare le maggiori criticità del servizio in modo da poterlo migliorare
nel limite attualmente possibile. Purtroppo richieste riguardanti l'aumento dei passaggi indifferenziato, ricollocare i cassonetti per le vie del paese naturalmente non potranno mai essere prese in considerazione, in quanto ci riallontanerebbero dall'obiettivo primario della raccolta differenziale, produrre meno rifiuti differenziali naturalmente. Questo lo specifico perché tra i questionari molta gente, forse le persone più anziane, vorrebbero più passaggi indifferenziati, quindi questo per chiarire. E a quelle persone chiedo uno sforzo che per molti ormai è diventata una semplice buona abitudine. Sono convinto che bisogna assolutamente andare incontro al volere dei cittadini, che sono coloro che pagano caro questo servizio. Stare agli amministratori, quindi, fare in modo di sfruttare al meglio le risorse. E per questo motivo, essendo stata la richiesta di oltre il 60% dei cittadini che hanno risposto, già da gennaio, nel nuovo calendario, introdurremo il terzo passaggio di umido tutto l'anno. Naturalmente daremo le buste che saranno più resistenti, perché altra cosa che molti cittadini ci hanno fatto notare, non è per dire però, che le buste erano di qualità pessima. Allora, inoltre al vaglio la possibilità di inserire il passaggio a cadenza settimanale della carta già da aprile. Tutto ciò con il giusto impiego dei nostri dipendenti comunali. Molto probabilmente inizio 2016, siamo in corso di verifica, i cittadini avranno la possibilità di conferire gli oli esausti alimentari presso apposite aree adibite nel paese. L'olio esausto che è una sostanza che, se non smaltita correttamente, ha un impatto ambientale notevole. Altre soluzioni sono in fase di valutazione e pertanto saranno eventualmente palesate nel calendario. Per quanto riguarda una ristrutturazione sostanziale del servizio, al fine di ottimizzarlo e migliorarlo, anche in base all'elevato costo che attualmente ha, nel corso dell'anno 2016, in vista della scadenza dell'appalto con la ditta esterna, si effettuerà uno studio accurato con l'ausilio di tecnici specializzati nel settore, perché non ci si improvvisa tecnici riguardo questa materia. Quindi ci avvaremo di tecnici per studiare bene, perché di fatto il nostro comune ha dei problemi di costo, quindi di conseguenza possiamo limitare ma poi solo alcune voci, ma il resto è da gestire in un certo modo. E naturalmente in questo periodo cercheremo di risolvere il problema del centro storico, che è purtroppo dove il servizio porta a porta non viene effettuato. Quindi i cittadini hanno un grande disagio perché devono conferire in due postazioni distinte i rifiuti. Un'altra cosa che molti cittadini chiedono è la trasparenza del ciclo della raccolta differenziata, in quanto molti pensano che i rifiuti, una volta raccolti, si mischiano. Forse pensano che fine fanno, molte persone l'hanno scritto. Quindi approfitto per spiegare un po', almeno la gente sa. Allora, il rifiuto secco indifferenziato, che ci costa 147 euro per rotti, va nella SAF e non è riciclabile. L'umido, o rifiuto organico, che conferiamo sempre alla SAF, ha un costo di 102 euro circa a tonnellata, che viene dirottato all'impianto di compostaggio. Gli altri materiali vengono trasportati attualmente in un'azienda di riciclo di Ceprano, dove vengono sottoposti a vari processi che rendono il materiale riutilizzabile e per i quali l'azienda versa un rimborso, seppure esiguo, a questo ente. Infatti stiamo verificando eventuali opzioni per far fruttare, come fanno altri comuni, il rifiuto, perché noi ci danno poco. Sempre per rispondere a Consigliere Battista, attualmente siamo al 65,1%, ottobre 65,1%, ma è bene ribadire che i dati non vanno interpretati parzialmente, come dicevo l'altra volta, ma in un'ottica più ampia, e vanno analizzati anche sulla base della funzionalità complessiva del servizio. Pertanto ogni mese va letto in maniera diversa. Un mese ci può essere un passaggio meno indifferenziato che fa salire il dato, altri mesi invece con un passaggio in più il dato scende, e i 5 mesi che dicevi tu all'inizio dell'anno, 4 di questi 5 mesi erano con 4 passaggi indifferenziati, quindi erano 4 su 5 passaggi. Io le abitavo 4 passaggi su 5 erano 4 mesi su 5 erano riferiti erano mesi
buoni, tra virgolette, con 4 passaggi indifferenziati, e la percentuale stava al limite del 65%. Come 4 passaggi indifferenziati? Il mese, allora in un mese, non so se tu ci hai avuto modo, quando tu dici il mese di dotto, è proprio per spiegare che il dato va letto nei 12 mesi, perché c'è un mese nel quale i 4 passaggi, quindi è per spiegare questo, quindi nei 5 mesi che tu mi hai fatto, perché nei 5 mesi, 4 mesi prevedevano 4 passaggi indifferenziati, solo uno prevedeva 5 passaggi indifferenziati, e raggiungendo il 65,01%. Ok, io vi do alcuni dati dei mesi: luglio 68,6, agosto 67,5, ottobre 70,5. Mese in cui è stata effettuata la giornata dei rifiuti ingombranti, nella quale sono stati raccolti 12,1 tonnellate di rifiuti, dato superiore a quanto raccolto nelle 3 giornate effettuate nel 2014, 11,74 tonnellate. Nel 2014, in 3 giornate effettuate, sono state raccolte 11,74 tonnellate, spendendo 6.600 euro. Grazie anche ai nostri dipendenti comunali, la raccolta degli ingombranti del 4 ottobre è costata 2.900 euro, 12,1 tonnellate, mentre le 2 giornate di marzo sono costate 3.500 euro, 6,34 tonnellate, la metà, però è costato di più. Quindi se togliamo indicativamente... Scusa, abbiamo raccolto di più? Abbiamo raccolto quasi il doppio di quello che è stato raccolto a marzo, che sono state fatte 2 giornate di raccolta degli ingombranti, spendendo 3.500 euro. Una sola giornata, abbiamo raccolto 12,1 tonnellate. Scusa, una cosa, sì. Ingombranti significa giornata ecologica? La giornata, sì, giornata ecologica. Quindi se togliamo indicativamente il costo dei nostri operai impegnati in più, parliamo di un risparmio che si avvicina al 60%. E proprio grazie a questo risparmio abbiamo nella spesa, nel capitolo, il 13 dicembre... Mi dici quanto hai speso? Mi dici quanto hai speso? 2.900 rotte, sotto i 2.000 euro. Il 13 molto probabilmente, infatti io avevo cercato proprio di coprire la spesa anche di un'altra giornata ecologica, che c'è la necessità di farla, faremo la giornata ecologica. Tornando sul discorso dell'IVA, perché tu dici lo spostamento che c'è stato, il risparmio che c'è stato è proprio quei 9.000 euro che quest'anno la rent line non ci dà, non diamo la rent line, cioè in più, quindi parte di quei soldi si sono potuti confluire nell'altro capitolo per l'acquisto delle buste. Io ho applaudito a questo, No, io solo per spiegare, solo perché io tra i dati ho visto questa differenza, perché tutto è uscito con questa fattura elettronica. È cambiato il dato, qualcosa c'era che non andava, tramite i dirigenti degli uffici abbiamo fatto la verifica e a questa ditta abbiamo dato 20.000 euro gli anni passati e già si è proceduto la richiesta per il recupero. Questo è quello che attualmente abbiamo potuto fare. Ritorno sul discorso della ristrutturazione generale, perché che nel 2016 dobbiamo fare, perché comunque il servizio, seppur sufficiente, non è che dice che il servizio è insufficiente, un servizio sufficiente, però ha bisogno proprio per evitare problemi come la raccolta degli ingombranti, che è una di quelle cose che vanno comunque sistemate, perché la gente si trova ad accumulare rifiuti, poi in questa giornata tutti si fiondano e la cosa buona è che il giorno che abbiamo fatto la raccolta degli ingombranti, dove abbiamo raccolto 12,1 tonnellate, tu singolarmente in quelle di marzo, per farti capire la difficoltà, i cassoni erano più grandi, però sono stati raccolti 3 e 4 tonnellate, quindi questo qua. Chiedo la cosa. Negli anni precedenti abbiamo raccolto pure fino a 24 tonnellate nell'anno solare, facendo che abbiamo fatto sempre almeno 4 o 5, a seconda delle cose, poi la disponibilità dei soldi. Io ti ho chiesto prima, ad oggi, quanto è la percentuale? Tu mi dici 65,01, però tu mi hai detto che è luglio 70, a ottobre hai detto l'altro, e deve essere di più, no?
perché lo abbiamo lasciato noi a 65.01 da gennaio ad ottobre, a novembre. Quant'è? Allora, gennaio, novembre, 65.1. E tu mi hai detto che hai fatto 70 a ottobre, la media, 68, la media. No, no, perché come, ti ho voluto spiegare prima, te l'ho premesso, ci sono mesi, allora, mesi, giugno, mesi in giugno. Ce l'ho tutti, mese, mese, allora, ma io ho fatto quella premessa per giustificare il dato, perché se tu mi dici il mese di giugno, in giugno c'ho 5 passaggi indifferenziati e c'è un 61,08%, a gennaio 65,43%, febbraio 64,90%, marzo con due giornate di raccolta degli ingombranti 61,82%, perché è un mese negativo, per quello ti volevo dire, no? Aprile, perché gli ingombranti fa parte della, degli rifiuti differenziati, solo per spiegare, aprile 64,64%, maggio 68,31%, giugno 61,08%, luglio 68,67%, agosto 67,49%, settembre 57,53%, perché proprio in base ai passaggi è un mese che negativo. Ottobre 70,62%, attualmente stiamo al 65,1%. È rimasto uguale. 0,1, uguale. Questo qua. Qualcun altro chiede la parola, però sai bene che ci sono meno. Stava parlando. Per quanto riguarda gli esausti, c'è il finanziamento che abbiamo ottenuto noi. Quel finanziamento nell'ufficio ancora non mi dà, non è ancora stato sbloccato, però per la raccolta di oli esausti non c'è bisogno di una spesa dell'ente. Ecco perché la cosa che mi ha meravigliato è che non si è fatto prima, perché tutti i comuni lo fanno posizionando le isole ecologiche che non prevedono un costo per l'ente, quindi non bisognava aspettare questo finanziamento eventualmente. Con qualsiasi tipo di contenitore, non è che dobbiamo fare una spesa inutile quando da casa una semplice bottiglia e poi versarla in un'isola, così lo fanno in tutti i comuni, quindi non è... Pensi che sia una cosa pratica, un cittadino, una bottiglia... E dando il contenitore sempre dentro la, cioè la cisterna devi mettere, quindi che differenza ci sta? Che c'è il contenitore o l'esausto, quindi non è che cambia tanto la situazione. Quando riguarda le buste, io penso che l'industria ogni anno progredisce nelle cose, no? Quindi se ancora c'erano le buste, oggi ne date 2 milioni, ben venga. Cioè, non è detto che non stava sola, cioè, per fare... No, no, su questo posso dire che già all'epoca la busta doveva essere la frega meglio, perché è il settore mio, scusami. Quelle sono quelle che... Le posso dire che le buste... No, no, che è la verità. Ma che senso ha io? No, no, quindi non è che sto qui, evidentemente stava fatta una scelta sbagliata, di carità, ci mancherebbe se sto qui, evidentemente avete comprato... No, no, io solo aspetto, quando abbiamo parlato, parlando qualche mese fa, quello che dico io dissi, se dobbiamo dare quel tipo di buste è meglio non andare a venire, perché la gente se l'ha mandato tutta la gente con altro. Commercialmente parlando, delle volte pur di risparmiare un centesimo se fa danno, questo è un discorso prettamente commerciale che facciamo spesso, no? In generale nella vita. Se fanno parte della fascia biodegradabile, quello là, che poi possono essere più belle o più meno belle. No, no, però è una questione di qualità, è una questione di qualità, è come quando va a comprare qualsiasi cosa, se sa che la paghi meno e che la paghi più, normalmente delle volte perché pagano la paga giù, perché è meglio, questa cosa qua, normalmente se, quello dico io, se la gente in effetti si è lamentata di quel tipo di busta, perché evidentemente quando si va a comprare un altro tipo di busta, se ne compra una migliore, se fa qualche investimento maggiore sul tipo di busta, perché la gente vuole quello. Qualcun altro vuole commentare? Il prossimo calendario che cosa prevede? Il prossimo calendario, quanti passaggi mensili prevede? I 3 passaggi nuovi. Per tutto l'anno? Per tutto l'anno. E resta uno indifferenziato? Uno indifferenziato. Carta vita e carta passi. Carta d'aprile, molto probabilmente facciamo il passaggio fissa settimana. Lasciamo solo il vetro ogni 15 giorni. Beh, da precisare, fino a marzo non cambia niente. Fino a marzo solo l'umido, no, l'umido lo inseriamo da subito. Essendoci ancora in corso l'appalto con la vecchia ditta, da aprile prevediamo già il passaggio fisso della gara. La parola a consigliere Pistilli, che chi so però. Allora, questo discorso, se non ricordo male, è partito.
partito perché l'altra volta io feci vedere quel documento di settembre in cui la SAF aveva fatto una comunicazione dicendo che c'era stata una riduzione sulla tariffa, no? Poi mi dicesti che ce n'era un'altra successiva che io non avevo, che invece parlava di un aumento. Io però questa cosa l'ho fatta vedere 15 giorni fa, e mentre la SAF l'aveva divulgata 2 mesi prima. Allora io prendo lo spunto per dire: quando ci sono delle notizie da dare, caro sindaco, cerchiamo di darle, perché è buono. C'era sull'Alto Line quella. Ho capito, perché, però se mi permetti, come si fa a non dare semplice una notizia del genere, sì, molto importante per i cittadini, della diminuzione? Era giunta prima quella dell'aumento, però. Quindi, okay, allora, lo sai qual è il discorso? Noi non dobbiamo giustificare al cittadino. Io dico, qua sto pure pagare più, quindi mo so cavoli vostri. È brutto pure fare una cosa, perché io potevo farlo subito. Prendevo la comunicazione, sappiate che aumentate il differenziale. È stato ammesso dall'ufficio, l'ufficio l'ha messo sull'alcol online. Quindi non è quello. Quando si fanno delle comunicazioni, si fanno anche queste. Anzi, queste secondo me sono anche più importanti di altre. O non è così? Perde, che va messo su il cittadino solo può prendere da un'altra parte. Però quello che voglio far capire, però, è che non noi, è stato fatto per nascondere, perché noi era un modo di farci capire, guardate, abbiamo pure le spese maggiori. Io non sto dicendo che voi l'avete fatto per nascondere, okay, però sto dicendo che se la notizia era di inizio di settembre e io l'ho portata in ritardo, però già era superata da settembre, inizio settembre alla metà di novembre, qualcuno poteva anche dirlo, o no? Infatti oggi avete detto tutto, cioè un intervento specifico, quando si danno le notizie, prima che tu cacciassi, e tanto che ci stiamo a livello di notizie, perché questo lo dico così, a titolo di cronaca. La brutta notizia. Stai per dire la brutta notizia, scommetto. No. Questa è la brutta notizia, esordi. Non è una brutta notizia, perché riguarda le capre. Quindi avete fatto un'operazione, siete arrivati prima di noi, anche se come si dice, la persona che stava facendo quell'operazione era stata contattata da noi. Avete fatto benissimo. Però se io dico ci metto i soldi miei e lo dico pubblicamente, poi va detto pubblicamente anche me li riprendo. E infatti ho detto anticipare, verbo anticipare, penso. Poi, anticipare vuol dire che io anticipo e poi me poi che, poi l'italiano sono abbastanza bravo, però è giusto, possiamo è anche giusto essere giovani amministrativamente. L'italiano è italiano. Detto questo, anticipare, detto questo, passiamo. Cioè io ho detto anticipare. È giusto che il termine anticipare. Vabbè. E perché è giusto che i soldi non ci si devono rimettere, anticipare. Punto di vista. No, io sono dell'avviso che. Ma fai bene. Sono dell'avviso che l'amministrazione deve essere seria sotto tutti i punti. Forse ho sbagliato io tante volte. Un impegno costante, ma i soldi non ci si devono rimettere, perché ci si rimette già. Ti do ragione, ho sbagliato io tante volte. Quindi i soldi non ci vanno. Ti do ragione. Anche perché ci ha messo pure 4 mesi e mezzo per riprenderli, dottore. Certo. Senza interesse. Senza interesse. Ma questa era solo una precisazione. Senza interesse. Allora, dicevo, abbiamo preso questo discorso perché, allora, come dicevi prima, questo servizio è sufficiente, appena sufficiente, perché ci sono molti problemi che tu conosci molto bene per quanto riguarda la raccolta. Molte volte in alcune zone non è stata fatta, quindi è questo il problema secondo il centro storico è un grosso problema che io avevo suggerito anche il modo come risolvere. Se l'hai fatto 24 anni, ho suggerito quantitere gli anni. Però si parla una alla volta. Certo. Il mio suggerimento, poi, proprio perché c'erano dei
delle persone che dovevano fare a 100 200 metri e andare a conferire in piazza. Ma sembra colpa dipendente Europa. Perché da sembra colpa dipendente? No, io sto dicendo, sto dicendo di migliorare il servizio, chi c'è del dipendente? Sto dicendo di migliorare il servizio. Questo sto dicendo. Quindi, poiché è appena sufficiente e ci sono stati e ci sono ancora tuttora dei problemi per quanto riguarda la cosa, compreso il centro storico, adesso ti va bene? Se dico così? Allora, cerchiamo di risolverli. Ma al di là di quelli che sono stati adesso i problemi della SAF, dell'aumento dei 5 euro, dei 10 euro a settembre, poi ormai stiamo a fine anno, il problema adesso è un altro, molto più grande, molto più grave per i cittadini fondati, della provincia di Frosinone. Ecco la brutta notizia. E quindi mi riferisco a quello che è accaduto con la sentenza del TAR. Infatti l'ho accennato prima. Ecco, questo è un problema da risolvere, soprattutto un problema politico, che i cittadini non possono essere vessati così senza nessuna colpa, perché non ne hanno colpa. E voi sapete che il TAR di Roma ha dato torto al commissario governativo, che ha fino al 2008 ha gestito la questione dei rifiuti, e poi la Regione Lazio ha scaricato. Ma il TAR, che ha detto che la SAF deve dare i soldi a MAD, non ha detto che ci deve dare ai cittadini, ha detto che ci deve dare alla Regione Lazio, no? Sì, è stata la Regione Lazio, infatti. Questo significa, poiché la Regione Lazio non ha appellato la sentenza, perché gli fa comodo, no? E che cosa ha fatto? Ha detto a SAF di riscuotere i soldi anche per conto della Regione. Ha fatto vedere di, come si dice, anche adesso il presidente della provincia Pompeo ha fatto la stessa cosa. Ma sono tutte prese in giro, per non dire un altro termine, perché ormai, a meno che non cambiano le cose, è stato deciso che i 10 milioni di euro li debbano pagare i cittadini della provincia di Frosinone, e la tariffa passa a 101,67, una cosa del genere. Ma quelle sono notizie giunte da giornali che non sono nemmeno quelle reali, perché c'è un altro dato ufficiale della TAR. Per quanto riguarda le tariffe, per quanto riguarda le ancora di più. Benissimo, ma qua non stiamo parlando di no, cifre, no, proprio, che no, può essere no, 101, che può essere 110. Tutto giusto quello che dici. No, adesso voglio arrivare alla conclusione. Sì, ho capito perché. Voglio arrivare a una conclusione e dire che i 6 anni, 72 rate, per 6 anni la devono pagare fino a oggi i cittadini. Allora, ti sembra giusto che la Regione Lazio debba costringere una provincia intera, i comuni, in particolare i cittadini, a pagare 72 rate per 6 anni? Assolutamente no. Beh, infatti abbiamo già... Allora, la proposta che io faccio... No, già l'abbiamo fatta, abbiamo sentito i sindaci di diversi comuni e stiamo preparando un ricorso. Allora, insieme a loro. Io intanto ve la presento, perché... è chiaro che va approvato il Consiglio Comunale, certo. Poi voi di questa cosa ve ne fate promotori presso gli altri. Io posso usare. La proposta è benissima, è una proposta. La consegno. Io volevo solamente aggiungere che condivido le osservazioni fatte. Avevamo già fatto un incontro con alcuni comuni, posso anche citarli, perché il comune di Ceprano ho incontrato personalmente il sindaco e il vice sindaco, il comune di Pastena. Che erano, stavano valutando la possibilità di fare ricorso e impugnare il dispositivo della Regione Lazio. Però dobbiamo vedere se ci sono gli estremi, probabilmente sì. Ci sono. Molto probabilmente sì, infatti. Perché alcuni avvocati ne volevamo parlare, volevamo coinvolgere altri comuni limitrofi, tra cui Andino. Allora quello che io chiedo è che questo consiglio si esprima in questo senso,
Quindi io adesso vi consegno questa, dove c'è scritto questa cosa qui, ve la leggo. Preso atto che il TAR di Roma, con sentenza numero 685-14, ha condannato la Regione Lazio al pagamento di circa 10 milioni di euro per il mancato adeguamento della tariffa sul conferimento dei rifiuti in discarica per il periodo 2007-2012. Visto che la Regione Lazio, con determina G120-97 dell'8 ottobre 2015, ha quantificato e adeguato la tariffa, ha chiesto che tali somme dovranno essere riscosse e versate alla MAD da parte della SAF, anche in nome e per conto della Regione Lazio, considerato che la nuova tariffa, almeno io ho 101,62 e fino a poco fa era 66,52. Quant'è? 102,94 dovrebbe essere, vabbè, ma non... vabbè. Visto che è stato deciso che il risarcimento milionario verrà effettuato dai comuni e quindi dai cittadini con la TARI in 72 rati mensili per un periodo di 6 anni, oltre poi al extra costo che ci sarà per i bollettini, no? Si chiede a questo Consiglio Comunale di approvare una mozione con la quale il Comune di Fontanarini si faccia promotore presso gli altri comuni della provincia per una richiesta unanime da inoltrare alla Regione Lazio, in cui si chiede espressamente il pagamento del debito milionario da parte della stessa e non il ribaltamento sui comuni, per cui i maggiori costi finiranno per pesare sulle bollette dei cittadini. Quindi io chiedo di approvare questa mozione che il gruppo Lega Spada presenta questa sera. Segretario. Prossimo consiglio, no, si può fare anche adesso. Ma già ci stiamo muovendo. Qual è il problema? È una forza di io, c'è un consiglio comunale che si esprima per questa cosa. Qual è il problema? Imporci come capofila non mi sembra manco la devo. Promotore, ho detto promotore, chiamate poi. Noi abbiamo fatto già degli incontri. Sembra. Se c'è già una trattativa, cioè un accordo preso con altri comuni, consiglio comunale va benissimo, però ha una valorità sicuramente diversa, infatti, da quella che è la. Ma questo è importante, poi magari sentiamo gli altri comuni, poi al prossimo consiglio lo facciamo, cioè quello penso o no? Al prossimo consiglio portiamo la mozione. Sembra una forzatura, quando già la stessa mozione, cioè abbiamo avuto la stessa tua idea e già ci siamo mossi, però quando gli altri al prossimo consiglio portiamo la mozione, ma il prossimo consiglio non sapete quando lo fa. No, entro una settimana. Passerà un mese. No. Bisogna fare subito. Stiamo in tema, stiamo parlando di questo tema, stiamo parlando della questione dei rifiuti. C'è questo problema presente a livello provinciale? Problema. Qual è il problema? Il problema è, siccome già stiamo facendo una commissione, ne abbiamo avuto lo stesso modo. Non è che... Avevamo già convocato la riunione con Cevrano. E l'ha fatto lo stesso. Però lo stesso. Già con una mozione votata mi sembra una procedura corretta. Che poi fra una settimana convochiamoci il consiglio e approviamo la mozione. Però raccordiamoci con gli altri comuni, perché deve essere una cosa in sinergia con gli altri comuni. Vabbè, potrebbe essere forzativa questa. Ma è la stessa cosa se si fa una settimana. Convochiamo subito il consiglio. Il tempo di raccordarci con questi altri comuni è la stessa cosa. Questa mettila agli altri. Bisili. Allora, avendo esaurito il punto 6, comunicazione del degrado dell'ambiente, si passa a esaminare il punto 7 all'ordine del giorno. Punto 7, che è stato oggetto di integrazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso la costituzione della centrale di committenza, disciplinare di organizzazione della centrale unica di committenza. A questo proposito ne relazionerà il sindaco. Il giorno 30 novembre 2015 alle 18 presso la sede comunale si
si è tenuta la riunione della Commissione Comunale Urbanistica, Lavori Pubblici, Agricoltura e Personale, composta dal signor Rauto Gianfranco e Grimaldi Cristiano, componenti della maggioranza, e Bianchi Luigi, componente della minoranza. Partecipano alla Commissione il Sindaco, nonché il Dipendente Comunale Giovanna Franco Venditti, con le funzioni di segretario verbalizzante. Il signor Rauto Gianfranco, quale Presidente, indica l'argomento posto all'ordine del giorno della presente riunione, regolarmente convocata, che è il seguente. Centrale unica di committenza, approvazione convenzione. Prende la parola il sindaco che esprime un argomento sottolineando che per obbligo di legge è necessario esercitare in forma associata la centrale unica di committenza con l'individuazione di quella già costituita dell'Unione 5 Città. Sottolinea altresì che l'ipotesi di associazione proposta dalla prefettura di Frosinone, per cui si è tenuta una riunione collegiale di tutti i comuni sotto i 3.000 abitanti invitati, presso questa sede comunale è stata scartata, in quanto essendo posto il nostro comune quale capofila comportava un grande onere a cui era difficile fare fronte. Dopo ampia e argomentata discussione, la commissione, come innanzi costituita, non avendo riscontrato nessun problema sulla parte normativa della convenzione, l'approvano con voti favorevoli 2, Rauto Gianfranco e Grimaldi Cristiano, e 1 astenuto, Bianchi Luigi. Passo la parola al Presidente. Al Sindaco per illustrare. Sì, abbiamo inserito il punto all'ordine del giorno, abbiamo integrato l'ordine del giorno con questa approvazione, schema di convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione dei lavori, beni e servizi attraverso la costituzione della centrale unica di committenza. Approviamo il disciplinare di organizzazione della centrale unica di committenza e la convenzione. Praticamente tutti i comuni, in base alle ultime normative, dal 30 di ottobre non possono procedere all'acquisto di nessun tipo, né di servizi, né appalti, forniture. Questo ha comportato, ad esempio, come abbiamo esposto prima, un blocco dell'ente e addirittura abbiamo dovuto escogitare, diciamo, trovare delle soluzioni alternative, per esempio sulle luminarie che erano imminenti, con la disponibilità in quel caso del comitato delle seggiamenti di Santa Barbara. Eravamo in attesa, così come ci veniva detto dall'ANCI, che ci sarebbe stata una proroga, ma la proroga non è arrivata, quindi abbiamo notizie che forse la proroga arriverà durante la legge di stabilità, quindi fine di dicembre, e se arriverà sarà una proroga di pochi mesi. A questo punto, quindi, visto che è un obbligo di legge, quindi su questo è bene chiarirci, non è che abbiamo un'altra scelta, possiamo scegliere quale centrale unica di committenza scegliere oppure costituirne una. La prefettura aveva individuato Fontana Liri come comune capofila e aveva individuato i comuni di Alvito, Broccostello, Campole Appennino, Casalattico, Casalvieri, Colfelice, Fontegliari, Gallinaro, Pesco Solido, Vicinisco, Possa Pimbreno, Rocca d'Arce, Sette Frati, Santo Vano Valcomino, Santo Padre e Vicalvi. Questo l'ha fatto la prefettura di ufficio, aveva indicato Fontana Liri capofila, aveva invitato il comune a svolgere una riunione per istituire la centrale unica di committenza. Noi come comune abbiamo svolto questa riunione, alla quale hanno partecipato, oltre per il comune di Fontana Liri, il sindaco Gempio Sarracco e il vice sindaco Barbara Battista. Poi c'era il sindaco di Casalattico Benedetti e il suo vice sindaco magari Angelo Antonio, il vice sindaco di Rocca d'Arce Rocco Pantanella, l'assessore del comune di Santo Padre Marco Uccilli Rocco e il sindaco di Alvito Duilio Martini. Tutti quanti hanno concordato che l'attuale normativa che vieta ai comuni dal 30 ottobre gli acquisti senza centrale unica di committenza sta creando fortissimi disagi agli enti locali. Prendendo atto abbiamo preso atto degli emendamenti, diciamo, dell'ANCI al disegno di stabilità, che appunto dovrebbero essere approvati, ma c'è un punto interrogativo in merito.
Inoltre, il sindaco di Albito, Giulio Martini, nonché presidente dell'Unione dei Comuni Valle di Comino, ha riferito delle difficoltà riscontrate nella gestione delle funzioni associate, in particolare quelle della Polizia Locale, gestita dall'Unione dei Comuni e per conto dei comuni di San Donato, Valcomino, Calinare e Sette Frati, inizialmente conferita e successivamente ritirata per difficoltà della gestione del servizio e in particolare in materia di personale. Quindi ha manifestato tutte le difficoltà anche di ordine sindacale che sorgono a livello operativo nella gestione delle funzioni trasferite. Il sindaco del comune di Casalattico ha anche prodotto un documento che è stato letto e approvato all'unanimità per ribadire in maniera ferma e decisa l'unanime contrarietà all'obbligo della gestione associata così come regolamentata dalle vigenti disposizioni, evidenziando che tali gestioni associate sono già parzialmente esercitate su base volontaria. Infine si è evidenziato che l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni, ANCI Piccoli Comuni, sulle questioni relative alle sezioni associate ricordava che i piccoli comuni non sono il problema d'Italia, poiché gli sprechi non sono i piccoli comuni, ma gli sprechi sono a Roma e nelle regioni. Noi, oltre ad esprimere la contrarietà nella riunione ufficiale svolta e abbiamo ovviamente trasferito il verbale alla prefettura, poi ovviamente dobbiamo seguire la normativa di legge che ci obbliga comunque oggi a scegliere, poiché abbiamo ritenuto oneroso costituire una centrale unica di committenza nuova, a maggior ragione se il comune di Fontanarie dovesse essere capofila, questo comporterebbe veramente un gravissimo onere per, a livello proprio di gestione di personale per il nostro comune. Quindi il comune di Fontanarie si è reso indisponibile a esercitare la centrale unica di committenza. Abbiamo poi ricercato tra le centrali uniche di committenza accreditate nella nostra regione, nella nostra provincia in particolare, quella a noi più consona e conveniente. Nella nostra ricerca ci siamo indirizzati nell'Unione 5 Città, che è l'Unione di Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Rocca Secca e Villa Santa Lucia. Hanno già fatto richiesta, oltre Fontanarie, che ovviamente era appunto all'ordine del giorno, io avevo anticipato con una nota la nostra volontà, ha fatto già richiesta di entrare all'Unione 5 Città anche Arce, anche Ceprano e poi mi hanno riferito questa mattina anche Ausonia e Corena Ausonia. Quindi è un problema che stanno avendo tutti i comuni e quindi si stanno indirizzando nelle centrali di committenza più funzionali e convenienti. Questa in particolare presenta due convenienze per il nostro ente. Poi ovviamente se dobbiamo andare nel merito del disciplinare e della convenzione possiamo farlo, però io direi di soffermare senza entrare troppo nel dettaglio su due questioni. Il fatto che per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro la convenzione prevede che la centrale unica di committenza può essere attivabile direttamente dal responsabile del procedimento che è del comune di provenienza, in questo caso lo farebbe comunque il comune di Fontanarie, cioè gestirebbe, con un unico obbligo, quello di inviare alla centrale unica di committenza gli atti di gara, quindi con un maggiore controllo. È vero pure che tutto questo è una forma più burocratica, ma è un obbligo di legge, cioè non se potevamo scegliere, se avessimo potuto scegliere forse non l'avremmo fatto, avremmo continuato in questo modo, ma non possiamo scegliere. C'è un altro punto importante, che non vi sono costi per il comune di Fontanarie, che il costo per la gestione della commissione unica di committenza è pari all'1% dell'appalto della fornitura del servizio, che però sarà a carico della ditta vincitrice dell'appalto o della fornitura. Quindi questi sono i concetti più i concetti chiave.
è ovvio che questo prevede che noi nel frattempo, poiché stavamo lavorando in attesa della proroga, avevamo già predisposto un elenco ditte e un elenco, volevamo fare poi un elenco servizi, forniture. Questo ovviamente sospende tutto, poiché tutte le ditte devono comunque essere accreditate presso la centrale unica di committenza dell'Unione 5 Città, che vista la situazione particolare da quest'anno avrà un elenco ditte aperto, quindi il comune di Fontanalini può segnalare le ditte alla centrale unica di committenza, che possono sempre accreditarsi presso la centrale unica di committenza e rispondere all'appalto. Da dire che tutti gli adempimenti pre-gara rimarranno sempre a carico del comune di Fontanalini, quindi il comune di Fontanalini individuerà le ditte, selezionerà le ditte, solo la procedura sopra 40.000 euro di apertura delle buste sarà a carico della centrale unica di committenza con una commissione che prevederà comunque un responsabile dei nostri uffici. Questo è, ho cercato di parlare, diciamo, in maniera comprensibile, per quanto è una materia estremamente tecnica e amministrativa. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti. Qualcuno ha la parola? Così è così. Questa cosa qua del grande onere, cioè il fatto che la prefettura aveva individuato Fontanalini, io l'avrei presa come una cosa vantaggiosa. Ora, che idea vi siete fatta di questo grande onere a cui era difficile far fronte? In pratica il comune di Fontanalini avrebbe dovuto svolgere gli appalti e le servizi, le forniture per tutti questi comuni con questo personale, cioè il nostro personale era a disposizione di 9 comuni, cioè noi vediamo solamente il lato positivo, tra virgolette, se vogliamo dirlo, della gestione. Questo è un lato un negativo. Un problema di personale, un problema. Perché non ci sono. Esclusivamente, perché non è che è prevista chi per il comune capofila ci sono delle risorse in più. L'avremmo valutata come possibilità quella di costituire una centrale unica di committenza con comune Fontanalini capofila, ma dovevano destinare delle risorse, del personale. Cioè io ho parlato questa mattina con il presidente dell'Unione 5 Città e che mi diceva che lui aveva preso, diciamo, un impegno a far aderire Arce, Fontanalini e Cevrano, e quando questa mattina Arce, avuto... Fontanalini e Cevrano non avrebbero potuto farlo così autonomamente, ma... perché se non sbaglio il limite sono 10.000 abitanti. Sì, però quindi Arce ha detto che non era assolutamente intenzionata a fare comune capofila. Cevrano la stessa cosa, perché questo è un onere, non è un onore, è un problema di gestione, perché comunque vai a rispondere di atti, di gare, devi predisporre le gare per 8-9 comuni, cioè è una cosa complicata, noi abbiamo difficoltà a far fronte Arce alla gara nostra. Arce è un comune limitrofo, Cevrano poco più. Arce, Fontanalini e Cevrano avevano anche una contiguità territoriale. È stata scartata perché, nonostante gli ottimi rapporti che vi sono tra le amministrazioni, nessuno voleva prendersi il carico del comune capofila, e il comune di Arce, con cui ci siamo sentiti, alla fine ha optato per l'Unione 5 Città. Ma stavo dicendo che la stessa Unione 5 Città, che aveva accettato 3 comuni, e oggi che se ne trova 5, quindi raddoppia da 5 a 10, questa mattina quando ci siamo risentiti mi ha detto: qui comunque da una Unione 5 Città che gestiva 20.000 abitanti, 15.000 abitanti, arriviamo a 40.000. Dice, non so, cioè, se oggi siamo in grado. Cioè, purtroppo il governo, non dando la proroga, ha messo i comuni in una difficile. Da mesi, no? Non è che è uscita così. Questa è una cosa che doveva partire, se non sbaglio, il 1° luglio. No. È stata data la proroga dove si diceva però, al 30. Dovendo comunque farci fronte prima o poi, si poteva cominciare a pensare e non sperare fino all'ultimo momento in una ulteriore proroga, per cui dici poi si vedrà, e poi alla fine il discorso forse di tutti quanti i comuni, compreso il nostro, è stato questo, o no? Io mi sono dato una letta un po'
questa cosa qui. Però al di là di alcuni passaggi che già fanno parte della legge, fanno parte già di quello sì, che era la maggior parte erano, sono disposizioni di no, non è che è cambiato chissà che, a cominciare da quello che sono le cose gli affidamenti diretti alle ditte al di sotto dei 40.000 euro. Beh, non tutti però lo fanno, non tutti. Cioè, però, questa per esempio consente di fare però, qui. Però fa parte anche di una legge nazionale, certo. E fa parte anche di regolamenti di comune, compreso quello nostro. Quello che io invece non ho condiviso in un certo modo è quello di prendere per così. Semplicità, come si dice, no? Il regolamento, questa è la minestra, o sta minestra o sta finestra. Perché l'ufficio tecnico, questo regolamento, l'ha letto, l'ha visto. Perché secondo me. Con l'ufficio tecnico siamo andati. Secondo me, non lo so, è una domanda che ti faccio. No, siamo andati perché ci sono delle. No, ufficio tecnico nostro. Siamo andati all'Unione 5 Città. Con il responsabile perché, dell'ufficio tecnico, essendo questa una materia tecnica, dove l'ufficio tecnico è parte, come si dice, principale, attore principale di tutto quello che si deve fare, anche di quelle che sono poi soltanto le trasmissioni degli altri. Sì. Che ha detto di questo? Perché allora, secondo me l'ufficio tecnico doveva leggerlo e doveva anche dire a voi guardate sì. Qui in allora, questa nota, in questo punto, in questo comma perché? Si potrebbe fare qualcosa perché noi siamo l'ultima ruota del carro in questo momento, perché siamo un paese di 3.000 persone, la facciamo per un anno comunque, intanto per cercare di capire nel frattempo che perché io non ho detto che c'è in consiglio regionale una legge che va a completare la famosa legge del Rio di riordino istituzionale, dove in teoria queste centrali uniche appaltanti, c'è una proposta di legge, dovrebbero passare alle comunità montane. Ancora? Questo è quello che pure questo ci diamo la però montagna. Noi non è che possiamo discutere la legge, cioè nel senso possiamo cambiare la legge la fanno il governo, la legge. Io adesso noi stavamo dicendo proprio in attesa di questo, stiamo adesso. Aspettando detto, abbiamo fatto una convenzione per un anno tranquillamente esaminare questo regolamento, che io al di là di leggere e qualche idea di questo non posso avere e credo sia soltanto un fatto tecnico e soprattutto per gli interessi di questo comune, di questo ufficio tecnico, che poi è alla mercé di quelli che sono che la cosa del 5 terre, come si chiama? La 5 città. Sì. Per avere una voce in capitolo in più per quanto riguarda gli atti, per quanto riguarda gli appalti, per quanto riguarda la cosa noi abbiamo andare, già noi quando siamo avete andati, fatto? Sì, quando siamo andati a concordare con il responsabile dell'ufficio tecnico nostro e con il presidente e il direttore dell'Unione 5 Città, abbiamo preso atto della convenzione e abbiamo ovviamente rivolto tutte le domande del caso. E soprattutto l'ufficio tecnico, che è quello maggiormente interessato, che era presente, ha rivolto tutte le domande e alla fine, premesso che, perché la premessa è sempre doverosa, premesso che se avessimo potuto liberamente scegliere, questo non c'è dubbio. L'ufficio tecnico però poi ha convenuto che questa soluzione è la più indolore, cioè ha detto tra le varie possibilità questa è una soluzione adatta per il comune di Fontanalini, poiché consente fino a 40.000 euro ci dà la possibilità di gestire quasi autonomamente, mentre successivamente a 40.000 euro si prevede una commissione interna di cui la presidenza della commissione euro si deve sottostare a delle regole a un semplice controllo. Puoi fare quello che vuoi sì, però un semplice controllo. E lo dimostra il fatto che poi nella proposta di delibera l'ufficio tecnico ha redatto il parere favorevole su questa proprio perché ritiene, ripeto, la forma più indolore rispetto alle possibilità presenti oggi.
Qualcuno ha la parola al consigliere Battista. Ma il personale nostro tecnico resta qua in loco o da qualche passaggio vede che si può essere anche demandato, diciamo così, alla centrale unica di committenza? Allora, primo così. Secondo, sì. Tu parlavi che non c'è impegno oneroso, no? Ma qua vedo nell'articolo 10, l'articolo 10, gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i comuni e la rete la stessa. Quindi non sì. È sull'appalto, questa è una cosa a parte. No, allora... E poi dice che il funzionamento bisogna stanziare attualmente in bilancio se era sul lavoro pubblico, quindi non sono due cose diverse. No, allora, il punto è questo qui. Allora, però voglio dire, chiariamoci su un aspetto. No, aspetta, hai fatto due domande pertinenti. Questa unione è ora un'unione di comuni tarata su cinque comuni limitrofi, Aquino, come San Magno, Piedimonte, San Germano, Roccasecca, cioè erano cinque comuni che si erano costituiti, funzionano da diversi anni, non è che e loro sono stati forse lungimirati, hanno fatto questa unione dei comuni funzionante, una centrale unica di committenza funzionante, accreditata. Nella convenzione che hanno fatto loro, hanno per esempio previsto che quando si riuniscono la sede a Piedimonte San Germano, il dipendente che si sposta da Colle San Magno a Piedimonte San Germano, quando deve aprire le buste per la commissione, cioè non ci sono rimborsi, non c'è previsto nulla. È pur vero che oggi 30 novembre, si presenta un problema, cioè da Fontanalirio a Piedimonte o da Coreno a Piedimonte la distanza c'è, quindi o ci si va sempre con la macchina comunale e quindi abbiamo magari un costo annuale di benzina che va a incidere, oppure dobbiamo trovare una forma poi interna in questo anno di transizione come poter regolamentare questa spesa che non era prevista. Ecco perché ho parlato, non ci sono costi, perché non è previsto, perché loro non l'hanno mai previsto, perché sono tutti comuni conterni, vicini, come se facevamo, diciamo, Arce, erano comuni vicini, insomma, quindi questa scelta invece impone una riflessione con il presidente, con tutti i membri, i sindaci dell'Unione. Ci dovremo vedere per definire questo problema, ovviamente a decorrere dal 2016, non per questo mese qui, è ovvio questo, perché questa sarà operativa a fine anno, fanno i conti. Dal 2016. Scusa, ma questo problema è un problema nostro, perché loro potrebbero anche rimanere con questa idea, cioè che non c'è un costo aggiuntivo. Infatti è un problema di potrebbe anche rimanere senza costi. Il problema sta qui. Allora tu come fai a dire che non c'è costo aggiuntivo? Il costo aggiuntivo io l'ho detto, però qual è? Può essere che il gasolio della macchina per andare a Piedimonte, questo costo aggiuntivo, che poi se c'è solo per gli appalti superiori a 40.000 euro, no, perché altrimenti per quelli inferiori non serve la commissione, per quelli inferiori lo farà direttamente l'ufficio e trasmette gli atti telematicamente. Cioè il concetto è questo, è ovvio che questa scelta oggi può presentare qualche lieve problema, però è l'unica possibile e probabilmente la migliore possibile. Cioè noi siamo andati con gli uffici a relazionarci e altre soluzioni erano ancora più sconvenienti, perché altre unioni dei comuni non davano la possibilità per esempio della soglia dei 40.000 euro che gestivano direttamente loro, questo ci irrigidiva ancora di più. Posso dire, è normale, è implicito che se un dipendente comunale se ne vuole qua è giusto che ci vada o con la macchina o anche il rimborso, o poi chiede il rimborso. Però questo paragrafo non parla dello speso del dipendente come si può. Gli eventuali per la realizzazione sono stati sempre zero. Poi il consiglio dell'unione dei cinque città determina queste cifre che sono state sempre zero fino al 2015. Mi diceva che per l'anno prossimo, dice, siccome da 5 passiamo a 10, dice, forse avremo qualche problema, dice, di gestione. Cioè me l'ha detto questa mattina in maniera molto, molto aperta, dice, un conto era gestire 5 comuni, un conto 10. Questo è quello che mi è stato riferito. Potrebbero dire, devono rimanere pomeriggio e vanno pagati, e
quindi devono contribuire altri comuni. Potrei correggere anche questo. Ma è chiaro che poi dobbiamo concordare, fermo restando che hanno preso un impegno i sindaci dell'Unione che comunque più o meno sarà a costo zero, cioè mi parlavano di una quota annua del 2016 che sarà di 500 euro, cioè hanno detto evidentemente, cioè, dateci un piccolo contributo di 500 euro, queste sono le parole che hanno detto questa mattina, insomma, voglio dire, se poi dobbiamo spaventare di un contributo di 500 euro e vogliamo bloccare l'ente, ma non è 500 euro, il problema è che non sappiamo quello che è. E il costo ad oggi è zero, perché nell'Unione delle Cinque Città si prevede zero. Il prossimo bilancio del 2016 lo andremo a rideterminare, cioè questo è quanto. È ovvio che anche loro sono chiamati a delle considerazioni diverse, perché hanno gestito sempre 5 comuni, adesso ne gestiscono 10. Poi noi diciamo pure che tutto questo è avvenuto tra virgolette di corsa, ma è un problema che vi posso, io ho partecipato a 2 riunioni in prefettura, hanno tutti i comuni eccetto quelli che hanno già un'unione di comuni efficiente sul territorio, che sono San Donato Valdicomino con l'unione di San Donato e l'Unione 5 Città e l'Unione 5 Terre, mi sembra si chiami quella, no, quella di San Giovanni di Carlo, no, quella è 5 Terre, quella mi sembra si chiama 5 Terre, Lucerna, Brocostella, cioè questi che hanno già un'unione di comuni costituita si sono tra virgolette salvati, tutti gli altri comuni sono dovuti correre ai ripari. Qualcun altro vuole parlare? No, allora propongo di approvare la delibera in cui si dice di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi allegati alla presenza, di approvare e disciplinare l'organizzazione della centrale unica committenza allegata alla presenza, di demandare al sindaco, la giunta comunale, responsabile di servizio, secondo le rispettive competenze, l'attuazione della presente delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La minoranza astenuta. Propongo di l'immediata eseguibilità alla delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti, come prima. A questo punto dichiaro chiusa la seduta, ringrazio il pubblico che ha assistito a questa riunione, i consiglieri, il sindaco, il consigliere comunale, la stampa, i vigili urbani per la sicurezza, gli operatori del web che hanno dato la possibilità di sentire anche ai spettatori da casa. Grazie e buonanotte.